No, 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 se vuoi parlare, parla, Giuse. No, Però dicevo, dopo io questo a un episodio certo della punto One catto, Blade, l'hanno fatto anche per il depilatore. Infatti, prima era solo per la barba, adesso hanno fatto l'altro modello che ho visto. Infatti, è doppia funzione. Infatti, l'ho preso anch'io. Fa paura. Oh, Ah, bello, bello. da Oh, notare che cazzo, quando mi hai detto mancherò. depilatore, hai fatto depilatore. Piccolo inciso, Giusto. vabbè. Come Ah, che va? mi raccontate? Tutto a posto, tutto a posto. Oggi, com'è da voi il tempo? Come dicevo, Tutto azzurro, lo meno 6 spettacolo. gradi. Noi abbiamo un sole che spacca oggi. Idem anche da noi. Bello, bello. Buono. Uno spettacolo. Off-season allora Vai, oggi? off season. Ci concentriamo. Riusciremo a restare on topic? Guarda, ciao. Allora, dico questo che tanto più o meno ci sta. Ho detto su Instagram che sto per iniziare a registrare una nuova serie su YouTube che sarà un po' più dinamica, un po' più lunga. Quindi prevedo anche dai 20 ai possibili 30 minuti di video in cui farò tutto, prenderò delle tematiche, andrò a analizzarle quanto più approfonditamente possibile. E ho chiesto ai ragazzi su Instagram di mandarmi tutti i post sulla tematica di diversi influencer barra tecnici barra chiunque, togliendo il nome, cioè accetto soltanto i post in cui non c'è il nome, quindi non vedo chi sia la persona che ha scritto quella cosa, e li Bello. commento perché così c'è un minimo di, tra virgolette, contraddittorio, no? Quindi punto di vista, eccetera. Il primo l'ho fatto Buono. sul calcolo dei macros, giusto per rimanere in tema, quindi calcolo dei macros, questo e quest'altro, per cui c'ho un Preparati sacco di roba. spiritualmente. C'è un sacco di roba che mi arriva. Mi è già Comincerà a arrivato. fare dissing il nostro Ludovico adesso. No, l'ho detto, non c'è dissing perché non è un attacco alle persone. Cioè, faccio. Sì, è. La butto là, la Non sai metto. chi è? Sì. No, la metto. Cioè, può essere, conoscendomi, magari qualcosa di divertente, cioè qualche battuta, eccetera, su alcune cose perché ho letto delle robe. Lasciamo stare. Però, ecco, a parte questo, non vuole essere un attacco alle persone, giusto per farsi quattro risate. Non so, un No, ma poi format sai, è differente. intelligente il fatto che non ti dicano chi sono, quindi tu Sì, dai solo il tuo parere. Cioè, è esatto, giusto, eh? neutro. Che ti frega. Quindi, Oh, ci sta. allora, io sto in off season. Giuse, però tra poco Off inizi la season. prep. Sì, si spera. Per Ok. Te, Marco, quando inizi? C'hai già quando idea? rinizio ad allenarmi, tra l'altro, 3 settimane che sono fermo adesso. Via Covid e un po' appunto anche il sovraspinato che rompevo un po' le palle, anche un po' l'avambraccio, i Sì. pronatori. E quindi, ma guarda, sto riposando, di peso non ne sto perdendo, sono sempre lì e quindi vabbè, ho tenuto sempre la dieta, non ho mai fatto nulla, nulla di extra, mai fatto stronzate. Calcola che vabbè, io magari sono anche fin troppo nazi, non ho sgarrato neanche né a Natale né a Capodanno, per farvi capire. Ma Ma è proprio per una questione, no, una questione mia, una questione mia. Allora, a Natale non avevo sgarrato fondamentalmente perché ho deciso di fare gli esami del sangue in settimana, il giovedì, quindi il 30. Ha detto resto pulito il più possibile. Poi sincero, a me il Natale piace perché comunque proprio l'atmosfera e tutto, stare in famiglia, però del mangiare, sincero, non collego i bei momenti al certo. cibo, il cibo ai bei momenti. E quindi ho preferito di no. Poi come si chiama, il Capodanno non ho sgarrato perché ancora non avevo avuto gli esiti degli esami. E Quindi non quindi ho sapere. detto, vabbè, sì, io sono un po' così. Poi l'importante è stare in compagnia, poi cosa si mangia, sinceramente, me ne sbatti coglioni. Certo. E quindi niente, vabbè, però ho appunto tenuto la dieta, però è 3 settimane che non mi sto allenando. Prima appunto per la questione degli esami del sangue e poi appunto ho pigliato il Covid, quindi sono stato 2 o 3 giorni così, classico raffreddore, influenza, niente di che. Però appunto chiuso in casa e ho detto vabbè, approfitto per far recuperare un po' anche questi dolori alla spalla. Poi questa settimana ancora in clausura, forzata, e allora sto facendo solo un po' di riabilitazione per la spalla, quindi esercizi appunto per richiamare sangue al sovraspinato. Sembrerebbe, toccando ferro, che stia andando un po' meglio la sensazione. Quindi si vede che comunque dopo mesi, mesi e mesi che tiravo come un dannato, prendere anche 3 settimane di riposo non penso che sia stato un errore, anzi, anzi. Non E hai non mi sto neanche ancora, tirando segmentali. dico, non hai ancora idea per quando tornerai sul palco, no? Tutto Allora, in. adesso volevo parlare anche appunto con Cristiano. La mia idea era fare un bulk adesso di un 12 settimane, spingendo bene, appunto bene sulle calorie solito, anche perché adesso non è che sono basso, quindi cercando di salire bene. Poi gli ho lanciato, questa è la mia idea che gli ho lanciato e mi ha dato insomma ragione, nel senso la penso così anche lui. Dopodiché un periodo un attimino di solite 5-6 settimane, un attimino di relax. Riprovare ancora un mini bulk perché secondo me un solo bulk non basta.
sincero. Per quello che sto vedendo sui palchi e così, è vero che io quando ho preso la Procard ho battuto gente anche di 25 kg più pesante, per carità, però insomma, vedi dei bei cazzi in culo quando sali tra i professionisti, ed è proprio papale papale. Quindi ancora poi un mini bulk, magari è stato un pochino più pulito, anche se non tendo mai a sporcarmi troppo, e poi cominciare appunto il cut. A me sarebbe piaciuto, se tutto va bene, settembre-ottobre. Ho visto che ci sono gli europei a novembre ad Alicante, soliti, ed è una gara che mi ispira. Poi a me Alicante piace tantissimo. Quando sono andato per le gare è un posto fantastico, cioè ci vivrei tutto l'anno. Temperatura sempre mite anche d'inverno, caldo d'estate. Gli spagnoli comunque a me piacciono tantissimo come mentalità, come stile di vita. E quindi ci tornerei volentieri, ma proprio anche a farci 1 o 2 settimane anche pre-contest, allenarmi lì. E quindi ecco, la mia idea era quella, se andava tutto bene. Sabato ho la visita con Luca Silvestrini, vediamo come sta il cuore. E sono d'accordo anche con Gianluca Curtolo, insomma che adesso vorrei cominciare a collaborare anche con lui, devo sentirlo appunto sabato. E poi se tutte queste cose, devo fare anche appunto eco addome, eccetera, se tutte queste cose mi danno il via, insomma vorrei cominciare appunto con il programma che vi ho detto. Da inizio febbraio, se tutto va bene. Se poi dovessi rimandare anche qualche settimana o... Ci aspettano, no, fra. Bomba, mi piace. E quindi off season, come ti regoli? Spunti, Allora. come sei solito lavorare? Ah, anche bello, secondo me interessante le differenze che hai visto da quando hai iniziato, quindi vari approcci che hai avuto, quindi quello che va, non va. 80 anni fa? Vai! Allora, io calcolo che è 18 anni che mi alleno, quindi parliamo solo da quando ho cominciato a gareggiare, perché sennò veramente ci dilunghiamo troppo. Allora, io ho avuto 3 coach fondamentalmente, poi come sapete mi autogestisco molto e con Cristiano è molto una collaborazione, ci confrontiamo tanto, a me piace tanto anche questa cosa. Anche perché come conosco io il mio corpo, fondamentalmente non lo conosce nessuno, cioè le reazioni, eccetera. E poi Cristiano mi piace perché è una persona che è molto aperta al dialogo, cioè non è uno di quelli che fai questo, punto e basta, ho ragione io. Poi anche lui sa comunque di confrontarsi con una persona che fa il suo stesso lavoro e quindi cioè, non è che sono uno sprovveduto, che anzi. E quindi ci confrontiamo tanto. Però ecco, sono partito all'inizio, ho sempre fatto comunque delle masse abbastanza spinte, ma non andando a sporcarmi troppo. Sempre seguendo comunque una dieta super precisa, grammata proprio al milligrammo, cioè da star lì a, se mettevo il chicco di riso in più, per esempio, all'inizio e vedevo che era 101 grammi di riso, dovevo mangiarne 100, toglievo per farvi capire. Cosa che adesso, per esempio, non faccio più perché ho capito che sono esclusivamente seghe mentali che ti mandano in paranoia e non servono un cazzo. Anche perché se c'è quel giorno che ti fai la ciulata in più, ti fai la camminata in più, allenamento, ti fai 2 serie in più, hai comunque un dispendio calorico. In più magari del normale o del giorno prima, e cosa devi fare? Sta lì ad adattarla, cioè sono seghe mentali che non servono. Però comunque tendo sempre a seguire un'alimentazione sempre bella pesata, eccetera. Se poi c'è quel giorno che in massa, quindi in off season, ho più fame, allora dico, oh, minchia, mi mangio 1 o 2 gallette in più, che cazzo me ne frega, non sono quelle che mi cambiano. Certo. Mentre in pre-contest vado, ritorno ancora abbastanza maniacale, quindi sto proprio al grammo, sto a misurare tutto, ma proprio per una questione più di sono nel mood, quindi sto seguendo un programma, devo comunque puntare alla massima forma, non sgarro un cazzo perché appunto devo arrivare lì. In off season sapete anche voi che appunto la galletta in più, il 10 grammi in più di riso che ti cade o il 10 grammi in più di pollo in meno non cambia un cazzo. Quindi ecco, quello che vorrei gestirmi adesso, cioè come mi gestisco adesso in confronto a prima è meno maniacalmente in off season. Quindi appunto lascio anche un attimino più libero, non mangio stronzate perché appunto non sono per il cheat meal lo faccio solo e esclusivamente se di testa sento il bisogno, oppure, che se di testa è difficile che non senta il bisogno, però oppure proprio fisicamente dico, se vedo che posso mangiare qualcosa di più lo mangio durante la settimana, non è che sto lì a aspettare a calare i carboidrati durante la settimana perché così almeno la domenica posso mangiare il cheat meal, no. Preferisco sempre tenere comunque bello pulito, calcolato, eccetera. E quindi ecco, l'unica cosa che ho cambiato è che sono meno maniacale di prima, in off season. In gara invece sono più maniacale di quanto lo fossi prima. Certo. Forse perché proprio mi sciolgo un attimino di più quando sono lontano dalla gara. Certo. Giuse? Giuse? Ah no, no, dicevo, ti sento male, non avevo capito. Mi Prova a senti? riparlare. Mi senti? Ora ti sento, no, infatti non avevo capito.
No, allora ti dico. Allora, Zanotti, interrogato! infatti continuo a dire, vedo Marco immobile, te che non sentivo niente, ho detto, cazzo c'è? E guarda, mi guardavate tutti e due, ho detto, cos'è? Cosa ho fatto? No, allora ti dico, allora, parti dal presupposto che a yoga era già dal 2007, dal 2007 gli ultimi 3 anni sono stato fermo, però fino a 3 anni fa io sembra che era già dal 2007, quindi fai quelle due, massimo tre gare l'anno, non le ho mai contate neanche, non me le ricordo neanche, però comunque c'ho tante gare all'attivo e quindi in questi anni ho capito bene o male innanzitutto qual è la mia categoria e qual è la mia categoria di peso, mettiamola così. Infatti ho fatto negli anni passati anche con i vecchi preparatori, ma anche con Gabri, diversi tentativi quindi di scalare la categoria successiva di peso, ma ho visto che per la mia altezza, quello che è a livello della mia costituzione, io devo puntare molto su l'estetica, la rotondità e il tiraggio. In più, comunque, io c'ho, da quello che ho visto, è un muscolo che non catabolizza, cioè posso mangiare poco, tengo le rotondità, ma il mio problema è sempre stato appunto un tiraggio, soprattutto nella parte bassa del corpo, soprattutto i quad nella fattispecie. Di conseguenza, ho visto che andando a scalare la categoria, io gareggio nei 65 kg, quindi massimo posso essere 65 e mezzo. Ho provato un paio d'anni a spingermi nei 70 kg, che andavano appunto dai 70 ai 75, scusami, dai 65 e mezzo ai 70 kg e mezzo, ed ero grasso. Perché? Perché appunto non avevo ancora risolto un problema di tiraggio nell'lower body. Quindi diciamo che la sfida per quest'anno è innanzitutto quello. Quindi non sono mai stato uno che gioca, tra virgolette, delle masse, tra virgolette, molto spinte. A parte perché comunque faccio una fatica bestia a tirarmi, cioè nella mia costituzione. Quindi considera che se io in gara vado, l'ultima gara ero 64 kg, addirittura l'ultimissima 63,9, proprio bilancio ho spaccato la mattina ed ero tirato, ma mi mancava ancora quel grip proprio pesante sui quadricipiti. Alla fine la mia off-season adesso sono 72,5, quindi non è che parliamo di neanche 10 kg dal peso gara. Poi c'è da dire una cosa, è molto soggettivo, perché io per esempio, stando in questo comfort, cioè 5-7 kg dal peso gara, io sto bene, cioè non è che dici cazzo mi trascino altro, come ne abbiamo parlato spesso, sono abituato a mangiare molto poco, ok? Quindi off-season non spinta per me, e ti dico, la cosa che ci tengo a dire per quanto riguarda l'allenamento, perché si parla spesso, vedo in questi giorni spesso sui social, di classico allenamento per la definizione, allenamento per la massa. Io questo ho accomunato tutti i miei preparatori che alla fine ne ho cambiati due. Nessuno mi ha mai fatto la scheda per tirarmi, come molti pensano. Cioè, l'allenamento è sempre stato lineare e comunque pesante. Cambiavo diversi protocolli, ci sono delle fasi di accumulo un po' di forza, altri in cui si spinge su altri tipi di lavoro, intensità, volume, ma comunque si tira. Cioè, non è che dici, c'è cioè, allenamento di definizione, il superset fa tirare. No, è la dieta, allenamento, è dieta e cardio che contribuiscono a tirarmi per quanto mi riguarda. L'allenamento è sempre. Può darsi che mi è capitato di fare sotto gara l'anno scorso, mi ricordo un Jordan Peters, perché ogni anno, sai, anche se non gareggio, capita di fare il cut estivo per vedere cosa è rimasto. L'anno scorso, in un deficit calorico pesante, ero con Jordan Peters in multifrequenza pesante. Quindi anche lì capisci che non è giustificato il fatto che tu mangi poco e fai tanto Certo. cardio per spingere meno in palestra. Quindi, per quanto mi riguarda, l'allenamento è sempre volto alla progressione, ecco. Ovviamente devi adattare i carichi, però comunque è un allenamento non leggero in definizione. Questo quindi scheda sempre comunque pesante, cambia molto la dieta, perché per esempio in off season diciamo che è una dieta molto più statica. Almeno con me Gabri ha individuato quei momenti della giornata, ovviamente anche per una sua filosofia, questo lo vedo che fa comunque con molti atleti, quei pasti in cui concentrare appunto su tutti i carboidrati. Lui gioca molto così, tipo ruota molto intorno al momento in cui ti alleni. Io per esempio i posti in cui ho i carboidrati sono fissi colazione, pasto pre-workout, pasto post-workout, ok? Questo di base. E poi casomai quando vado in pre-contest la differenza qual è? Che di solito nel pre-workout mi scarica i carbo, scusate. Infatti sentivo un rumorino, tipo stile computer, era un Ho lasciato il bottino. rumore. Ok. Quando vado in cut, semplicemente per quanto mi riguarda, mi basta scalare i carboidrati dal pasto pre-workout, andare in carb cycle per shiftare un attimo il metabolismo, ma in off season basta che mi tieni i carboidrati in quei tre pasti, io comunque salgo di peso. Quindi diciamo che è una cosa molto semplice, allenamento pesante, sì, mi aumenta il cardio. Però ecco, c'è da dire che tra me e Marco è diverso perché abbiamo esigenze diverse,
e comunque sono preparazioni diverse. Lui comunque è un atleta molto più pesante che ha un obiettivo, che andare in mezzo ai pro, che comunque il livello è alto. Io comunque paradossalmente ho gareggiato molto di più e quindi tra virgolette so la mia comfort zone, so che io devo star lì, tra virgolette, non ho esigenza di mettere su massa, ma perché? Perché rischierei anche di andare a fottermi con le mie mani, passatemi il termine, perché se già devo tirare le gambe a 65 kg, poi è vero che ogni anno, sai, metti quel chiletto in più da natural così, però comunque io ho comunque il pallino del ok, giù, non te la lontana troppo, perché già so che io, per esempio, il mio peso fisiologico per andare forte in gara è ruotare intorno ai 65 kg. Io devo scendere appena sotto i 65 per essere duro. E il problema è, c'è il dilemma delle gambe. Quindi vedi, l'off-season secondo me dipende sempre dall'atleta e dai problemi quali sono. Lui nel suo caso comunque, sai, è comunque completo come atleta. Cioè un ottimo atleta, sempre duro in ogni distretti. Ovviamente poi in questo caso, vedi, l'obiettivo, penso, Marco, correggimi se dico minchiate, è quello di aumentare quei 2 o 3 punti, ma nel complesso comunque presentarsi più voluminoso perché si va nei pro e quindi bisogna essere completi. Sì, però non bisogna, è quello. Bisogna lavorare sui vari solito schiena, braccia e spalle. Sì, però sai, non è che dici cazzo, ho avuto un problema nella mia carriera di tiraggio, perché tu quando ti devi tirare ti tiri, quindi sai, ovvio che è imposto in modo diverso l'off season. Nel mio caso, in più comunque puoi reggere quantità molto più grosse di me, carboidrati, fighi, assolutamente. Quindi sai, anche lì dipende. A parte che ti dico, io gareggio comunque negli HP, quindi comunque in base all'altezza c'è quel limite di peso, come te nei classic, però ovviamente è diverso la disparità di peso, ma anche se dovessi gareggiare quest'anno nei classic natural, anche noi ci sono comunque è una categoria HP con dei criteri diversi, quindi anche lì vedi, dipende sempre dalla categoria che vai a fare, dalle problematiche, però ecco, nel mio caso, almeno visto, va meglio non discostarsi troppo, perché 2 o 3 volte l'ho fatto e obiettivamente me ne sono pentito. Poi ti dico, per quanto riguarda l'approccio mentale, condivido quello che ha detto Marco, cioè io quest'anno per esempio la sto vedendo tranquillo, cioè tipo, non so, ieri mi è capitato, non so, spuntino, non avevo crema di riso e olio di cocco come fonti, ok, ho sostituito, cioè ok, gallette, ok, crema di mandorle, cioè non mi abbiamo, faccio fare, abbiamo delle concezioni del viver tranquillo molto diverse. Sì, vabbè, sì, veramente molto diverse. Sì, diciamo che mi sto lasciando andare a un millimetro di apertura, mettiamola così. No, sì, però, sì, per sì, me vivere tra virgolette già più tranquillo vuol dire ok, non hai quella fonte lì, non impazzire, e già vuol dire un, certo, passo avanti. Come per esempio, ma anche nell'allenamento stessa cosa, allora, non ho mai cambiato nulla, ovvio che c'è da dire che abbiamo quel minimo di esperienza che ci permette di dire, anche esempio ieri, l'altro ieri per le gambe avevo lo stacco rumeno 4 secondi di negativa, per esempio ho visto che dopo 2 serie cazzo mi si infiammava molto il lombare, certo, e lì piuttosto ho detto ok, fermo, faccio delle hyper extension che le tollero meglio, quindi hai lì la conoscenza per adeguare, ma non è, certo, che dici cazzo ho fatto il leg curl oppure un'altra cosa perché no, perché l'esigenza lo richiedeva, era necessità, certo, idem macro, però ecco, già per me prendere quella mini iniziativa vuol dire un attimino vivere più tranquillo. E l'altra cosa di quest'anno è il fatto comunque che, ma poi secondo me anche maturità, che è vero che è un protocollo di allenamento in off season, però se quel giorno lì io mi devo allenare e sto di merda per una serie di fattori lavorativi o altro, io non mi alleno piuttosto. Cioè, ho capito questa cosa qui. Cioè, è vero che i protocolli, sai, soprattutto MI40, molto tecnici, implicano che tu quel giorno c'è quella cadenza, devi rispettarla. Però, Ludo, ragazzi, l'ho visto. Cioè, se io mi devo allenare 4 allenamento di fila e il terzo giorno ho tirato come un drago, può darsi che poi hai lavorato in sala così, sei stanco. Andare a bruciarti il quarto workout, che stai di merda, io l'anno scorso l'avrei fatto, mi sarei infortunato, ok, io sto a casa, piuttosto non mi avvicino neanche alla palestra, neanche il cardio, cioè devo resettare, non cambia nulla. L'ho visto, ho fatto 2 o 3 settimane così, delle volte pensa, oggi è il quinto workout che farò, in teoria dovrei stare fermo, in teoria, da protocollo, io vado ad allenarmi perché mi sento carico, mi sento un drago oggi. Questa, quindi, è una anche cosa lì, 100%, io l'ho... Perché, per l'amor di Dio, i protocolli sono fatti, però è più il metodo che il preparatore di turno usa, che il recupero, cioè poi ognuno, il recupero è molto soggettivo, come ti dicevo, cioè 2 allenamenti fa ho fatto gambe, non cammino, però oggi ho schiena, non ho esercizi di accosciate, tipo stacco altro, mi sento veramente bene, sai quelle giornate dici vai, vai cazzo, mi piace allenarmi oggi,
può darsi che domani starò di merda, sto fermo. Però ecco, quindi un po' più elasticità mentale, che non vuol dire improvvisare o prendere iniziative, ma di sicuro, come Marco appunto parla con un cristiano, io con Gabri ci parlo, quello certo. È la prima cosa. Però anche, poi c'è da dire una cosa, ragazzi, cioè, anche a casa non è che un neofita prende e fa. Cioè, i neofiti io consiglio sempre comunque di seguire periodicamente e di scambiare dei feedback col coach. Cioè, da dire che Marco comunque è pro, è comunque un atleta esperto, e soprattutto sia te che Marco usate la testa. Cioè, questo c'è da dirlo, capito? Quindi, se uno ha esperienza e usa la testa, ci può stare a approcciare in modo un po' più morbido, perché comunque non è che vuol dire cazzeggiare o mangiare merda, però di sicuro abbiamo quella coscienza che ci porta a poter fare delle scelte oculate senza seguire proprio in modo maniacale il protocollo. Poi io da quel punto di vista sono come Marco. Aspetta un secondo, perché riporto un attimo a Marco, perché volevo sapere una cosa. E a livello di macros, quindi andiamo un po' più nello specifico, macros, preferenze, hai mai provato a stare un po' più alto di grassi, un po' più alto di... Grassi ho provato forse una volta in vita mia a restare alto, non mi sono trovato bene dal punto di vista sia di gestione, prestazione, proprio performance in palestra, non vedevo miglioramenti, anzi vedevo solo che comunque alzando tanto anche i grassi rallentavo appunto la digestione, quindi tra un pasto e l'altro arrivavano già ingolfato. Sì. Quindi dovendo fare comunque, di solito tengo 6 pasti solidi durante la giornata e il pasto post workout liquido. Che arrivavo a farne 4 solidi, alla fine non ce l'ho più, ce l'ho più imballato. E quindi ho sempre i grassi molto bassi, anche in off-season 25-30 grammi di grassi. Secondo me è più la qualità dei grassi che la quantità, come abbiamo già parlato e detto tante altre volte. Prendo tantissimi omega 3 al giorno e gli esami del sangue, insomma, dicono, mi danno ragione, perché comunque i trigliceridi sono bassissimi, eccetera, quindi perfetti. E grassi, altro prendo, vabbè, olio extravergine d'oliva, quello me lo faccio arrivare dalla Sicilia, bello bio, cazzi mazzè, quello vero, che è verde, che sembra è benzina proprio, ma è buono, la madonna. E frutta secca poca, quindi non è che prediligo tanto burro d'arachidi, robe del genere, se proprio mangio, mangio delle mandorle. Però ecco, grassi comunque sempre molto molto bassi, 25, calcolo la media di 5 grammi più o meno a pasto. Okay. Calcolando che appunto nel pasto post workout non li mangio, 25-30 più o meno, sì, sì. Se cade appunto quel goccino in più o in meno non mi cambio un cazzo. Carboidrati invece sempre alti, io fortunatamente riesco comunque a tollerare molto bene i carboidrati, sia da un punto di vista proprio di glicemia, ma proprio anche, ho avuto solo un periodo con la glicemia leggermente fuori, quando appunto ne avevamo anche parlato, ma era un periodo che comunque avevo scaricato un po' dagli allenamenti, avevo mantenuto abbastanza alta anche la quota di carboidrati, allora era risultata leggermente fuori, sono altrimenti sono sempre nei range 75, 80, 82 di glicemia, e quindi riesco a sopportarli molto bene. E poi sento che comunque anche in palestra la performance cambia, quando hai carboidrati non ce n'è di palle, hai più pump, hai più energia, alla fine è uno sport anaerobico, cioè i grassi, come hai detto anche tu quando era ieri, l'altro ieri che hai messo quella storia sui grassi, sì. Esatto, in risposta a una domanda nel box, cioè se facciamo uno sport anaerobico i grassi fondamentalmente non servono una sega. Anzi, troppi possono essere solo che deleteri alla salute. Esatto. Troppo pochi, per carità, possono essere altrettanto deleteri per la salute, però secondo me è trovare la giusta quantità in cui ti fa stare tutti nei range, in cui ti senti bene, eccetera. Proteine, ti dico, sono sempre stato molto alto. E anche lì, sempre basandomi sugli esami del sangue, ho sempre tollerato molto bene, sia come creatinina, urea, eccetera. E acido urico, GFR, così. Quindi mi sono sempre trovato molto bene. Ultimamente, come già vi ho detto, le ho abbassate molto, in questi 2 mesi e mezzo, 3 mesi, e mi sto ricredendo, perché comunque non ho visto sti grandissime differenze. Io le proteine alte le vedo, cioè vedo la differenza in pre-contest. Quando in pre-contest sparo le proteine molto alte, anche 300 grammi di pollo a pasto, cioè proprio una roba esagerata, che uno dice mi fa malissimo. Io però ho visto che dalla rotondità, la rocciosità, la densità, la pienezza e tutto cambia totalmente. Quindi adesso in off-season tendo a tenerlo un pochino più basso, non bassissime per carità, adesso in questo periodo sì, perché sto scaricando anche degli allenamenti, ma altrimenti anche quando riprenderò, che appunto mi sono fatto il mio piano e le ho tenute sul 1,5 grammi, massimo 2 per chilo corporeo. Okay. E sono basse per me, perché calcolo che... Dirette come o totali? Cosa? Dirette o totali? Totali. Ma okay. Totali, sì.
Totali sto sulle due più o meno, da quello che mi sono calcolato per la prossima. Poi accompagno tanto anche con protesamine, eccetera. Quello comunque do una bella mano. Ma io sono sempre stato abituato addirittura a stare anche sui 3 grammi e mezzo anche in off season e addirittura arrivare anche sui 4 in pre-contest. Eppure, ripeto, esami del sangue comunque andavano bene e dal punto di vista muscolare ho visto differenze. Carboidrati, come detto, sempre stato altissimo. In off season sono arrivato anche 1,1 kg, 1,2 kg di carboidrati lordi. Quindi netti sarò stato sugli 850, 900, una roba così. In pre-contest sono stato anche lì, sinceramente, prima della prima gara che ho fatto da Classic, 900 grammi di riso al giorno, per 5 settimane pre-contest, fisso, non ho fatto né scarica né ricarica, sono arrivato diretto alla gara. E nelle ultime invece, per arrivare ancora più scannato, la massima scarica che ho fatto è stata 600 grammi di carbo al giorno. Fortunatamente, Giuse ride, ride amaramente. Nella serie non li vedrò mai, ma mai nella vita. Sì, fortunatamente i carboidrati riesco a tollerarli. Anche lì, per esempio, come fonti non sono uno che spazia tantissimo. Cioè, una volta che ho il mio riso venere, il riso basmati, gallette, crema di riso, patate ogni tanto, ma quando le quantità sono tante, le patate mi gonfiano. Farine e fiocchi d'avena, sempre senza glutine, perché preferisco tenere il glutine lontano, vedo che il mio corpo reagisce meglio. Proprio una questione non di nazi gluten free, ma proprio una questione che vedo che su di me funziona meglio, sia come gonfiore, sia come proprio quel film sottocutaneo di acqua, meno di tensione, eccetera. Quindi i carboidrati tengo abbastanza svariate fonti. In off season, in pre-contest cambia. In pre-contest sono riso basmati e riso basmati, appunto. O riso venere, se proprio, però ho sempre usato il basmati. E grassi, come detto prima, l'extravergine d'oliva, e basta. Se ogni tanto qualche mandorla, e beh, il tuorlo d'uovo. E proteine, quelle, beh, idem, albume, pollo, tacchino, manzo, raramente. Se lo prendo grass-fed, che comunque quello preferisco. Ottimo. E proteine in polvere, proteasamine, eccetera. Insomma, ecco, quelle sono le fonti più o meno. Boh, ma. No, sì, sull'olio Evo 100%. Io anche ragazzi, la cosa che consiglio sempre, in generale nei video, eccetera, sempre olio Evo come fonte primaria perché c'ha un impatto pazzesco a livello di profilo e la frutta secca tende sempre a dare un problemi in grandi quantità quantomeno, problemi di digeribilità e poi di media soprattutto il burro d'arachidi perché gli arachidi sono legumi di base e poi sono ricche di omega 9 e, oh, scusa omega 6 quindi conviene puntare sull'olio, la trovo una fonte molto più sensata e assolutamente Sì, con l'acido oleico che è un omega 9 è top esatto. anche per il colesterolo buono, cioè Assolutamente. colesterolo buono detto per l'HDL, LDL. quindi l'lipoproteina ad alta densità, l'acido oleico funge molto bene, come anche tanti altri alimenti, per carità, però l'olio extravergine d'oliva specialmente, cioè io vado a prediligere non tanto per essere un maniaco, per carità, posso anche considerarmi maniaco in certe cose, però se devo prenderlo dal supermercato puoi spendere anche 15 euro, perché spendere 15 euro, tu lo versi nel bicchiere, lo confronti con quello fatto in casa, tra virgolette, c'entra un cazzo. È Cioè vero. uno è verde, Vuoi fare verde, questo gioco l'altro è qua? giallo. Vuoi venire a fare questo Cosa? gioco qua con quello che trovo io al supermercato? Bianco! Esatto, scusa. Giallo fosforescente. Sì. No, tremendo. No, noi ce lo facciamo spedire, assolutamente. Forza, Un'altra cosa. Ma perché è il sapore, cioè l'olio Evo, cioè il discorso è che in cucina si dice si utilizzano gli oli di semi perché sono più leggeri, no? Che era una cosa per cui molte persone poi c'erano le cose che dicevano, ah, quindi fanno ingrassare di meno, eccetera. In realtà no, sono più leggeri nel senso che di gusto sono più leggeri, quindi tu non puoi usare vero, l'olio Evo meno per forti, fare. certo. Sì, cioè l'olio extravergine d'oliva è difficile da utilizzare anche in pasticceria perché ti falsa tutto il sapore, no? Però è quello il bello, cioè nel senso io quando lo metto sul pollo, sul riso, sulle polpette, sulle Niente. melanzane, su quello che ti pare, io voglio sentire proprio quella botta d'oliva. Esatto. Cazzo. Deve Ludo, pizzicare. Se è pensa che buono, pizzica. io me lo bevo a secco. Vabbè che io me lo faccio venire dalla Puglia, da casa mia. No, io ho le boccette dei profumi, ok? Mi verso 10 mele d'olio e me lo bevo a secco. Sì, vabbè, se è Infatti, buono, è buono, cioè nel senso fa la dici, ma differenza. tu dici quello verde come te, io me lo butto a secco, se cioè, ti resta qua, è forte, poi è denso.
Infatti, quando bevo a secco quello là del supermercato, non sento il sapore, non mi dà fastidio. Invece, quando butto giù quello verde, poi devo bere un po' d'acqua perché sennò veramente Io ho è visto un forte. documentario una volta che c'era, parlavano appunto di come erano fatti appunto tutti i vari extra oli extravergine d'oliva che trovavamo Santoro, spessissimo anche nei quanto. supermercati. Il 90-95% non è olio extravergine d'oliva, pur essendoci scritto olio extravergine d'oliva, ma perché o li mischiano o Sì. cioè, hanno Ma infatti questo era caso. scattato come uno scandalo che era uscito perché tantissime aziende anche famose si erano beccate multe su multe, giustamente. Quindi io Oh, ma mi fido faccio solo di caso. quello. Marco, ti dico solo questo, giù da noi in Puglia i frantoi, quando mio padre mi sale l'olio, me lo dice già, guarda, quest'anno è frantoio a pietra. Cioè cambia, eh. Se è frantoio a pietra è un discorso, se è frantoio meccanico ti possono dire che è già qualità inferiore. Infatti costa notevolmente meno il frantoio automatizzato. Il frantoio a pietra è una qualità mostruosa. E poi ho visto, infatti anch'io un servizio delle aziende, è tutto frantoio ovviamente in grossi stabilimenti. Per quello fa cagare. Già se cambia il metallo della pressa rispetto alla pietra, cambia già la qualità e il colore dell'olio. Quindi figuriamoci, quelli che troviamo nei supermercati è merda, come si suol dire. Questo Ma sì. tu invece, Ludo? Io sto Tu intuitive. invece? Io sono intuitive. E adesso non si sente. Non Non ti si è infatti. sente? Coglioni. È Aspetta. morto. Aspetta. Non ci vuol dire i suoi segreti, Eccomi, mi capito? senti adesso? Eccolo. Adesso mi senti? Ok. Si Yes. stacca il microfono, non capisco perché sta a fare sto gioco. Io sono intuitive, dicevo. Appunto, raccontaci. Allora, in realtà c'è relativamente poco, nel senso che mangio quello che mi va. Cioè, è veramente semplice così. No, allora, ascolta. Il discorso è questo. Quando si dice di intuitive c'è sempre quel problema, ne parlavamo con Matteo Picchi in un podcast, che la gente associa intuitive, questa parola intuitivo a qualcosa di in qualche modo negativo. Oppure la cosa che dico sempre io, il concetto, quando sono arrivate, diciamo, le prime perplessità delle persone, dico, io rispondevo, il tuo intuitivo non è il mio intuitivo. Quindi Certo. quello che tu mangeresti intuitivamente non è quello che mangio io. È brutto, cioè nel senso il termine intuitive eating è brutto, però non sapevo realmente come chiamarlo. E, di base il concetto è semplicemente, rispetto a quello che facevo prima, non pesare più gli alimenti. Cioè si tratta di questo. Quindi c'ho sempre il mio post-workout molto glucidico con zero grassi, sostanzialmente sono quelli indiretti. C'ho sempre un'alimentazione tendenzialmente glucidica, mangio più carboidrati che grassi ad occhio, e, cioè nel senso vedendo si capisce bene. E, rispetto alle off-season precedenti sto forse un filo più basso di proteine, quelle vedo di non esagerare tutto, e le fonti sono fonti pulite, molto varie, nel senso molti legumi, e molte tipologie di cereali, molte verdure, logicamente, molte fonti proteiche. E di grassi relativamente pochi in realtà per il discorso che facevamo della qualità rispetto alla quantità, quindi quello veramente tanto olio evo principalmente, un po' di frutta secca, avocado, tanto avocado, sono entrato in fisso con la guacamole perché qua si trova la guacamole con soltanto avocado e verdura tipo alapegno e cose del Buona. genere già in scatolata, quindi quando non la fa Giorgia mi compro le cosette, quindi mi ci sto sfondando perché è veramente fantastica. E principalmente questo, guarda, l'unica differenza principale è che non peso il cibo, cioè nel senso non c'ho proprio più la bilancia, non lo utilizzo per niente. Quindi Ludo, domandona, ma se mai dovessi tornare in prep per un'ipotetica sì. gara, come hai già pensato a quella cosa lì? Guarda, ti dico, io molto probabilmente ricomincio a pesare tutto quanto, perché comunque una prep, cioè, lasciarla così al caso, cioè là il discorso è che sei proprio completamente sfasato. Nel senso, c'hai Certo. fame, non riesci più a sentire bene le cose. Però, per cui sì, cioè, nel senso, la prep mi metterei a contare. Però è proprio un approccio da off-season che si Certo. plasma in me. E il discorso è che è partito da, in realtà, una prova. Nel senso, voglio vedere un attimo che cosa succede, come mi trovo e tutto il resto. Non che a me sia mai pesato fare la dieta o pesare il cibo, cioè io sto molto molto tranquillo se devo rispettare tutto quanto, anzi, cioè, anche come è andata l'ultima preparazione l'avete visto, cioè, ho fatto una carestia totale, io zitto come soldato, ho fatto quello che devo fare fine. E fine. Però volevo vedere e soprattutto ero curioso di vedere come reagiva il peso corporeo su base giornaliera
e su base settimanale, mensile, cioè se effettivamente basarsi sulla sazietà, che cosa succedeva al corpo e poi cosa imparavo io del mio corpo in qualche modo. E le cose che avevo intuito a monte, cioè che in qualche modo mi aspettavo, però mi hanno stupito per quanto sono enfatizzate, sono uno, la diversità di input nei vari giorni. Cioè io ci sono giorni che non ho voglia di mangiare veramente niente, e ma niente. Comunque peso 100 kg-ish, quindi è tanto, cioè di media tanto mangio. Però mangio veramente poco per i miei standard di un off-season. Quindi giorni in cui magari faccio soltanto due pasti, cioè mi sveglio, mi alleno con l'intra, faccio il post-workout e poi vado diretto a cena. E questo è fine. E ci sono giorni invece in cui sto letteralmente tutto il giorno a mangiare. Cioè mi sveglio la mattina, mangio, mi alleno, poi dal post-workout che mangio è un continuo di mangiare, ma che può essere ogni mezz'ora, oppure mi metto una ciotolona con iena d'avena, che mi mangio pian piano tutto il pomeriggio mentre lavoro, eccetera, eccetera. E, per cui c'è, questa è la prima cosa, cioè c'è tanta varietà di quello che il corpo chiede nei vari giorni. C'è tanta Ma varietà anche riguardi. di cibo, nel senso che senza avere, ok, devo mangiare questo, questo e quest'altro, il corpo ti va proprio a dare quella botta in cui, cazzo, oggi ho proprio voglia di una bistecca, ho proprio bisogno di una bistecca rossa, oppure ho tanta voglia di quell'altra, addirittura mi è venuta voglia di pesce. Cioè, che è una cosa. Io non mangio il pesce, non mi piace il pesce. Però mi è capitato di. C'ho proprio voglia di salmone. Quindi anche quello è molto particolare. E l'altra cosa è il peso che non si schioda. Cioè, il peso, mangio tanto, mangio poco, di qua, di là, sta sempre là. Cioè, sta 100, 101, cioè, si è fermato là, fisso. A livello ludo, a livello di invece come ti vedi, ok, di composizione corporea, quanto il cambio di fondi, questa varietà di fondi, secondo te ha pesato, in bene o nel male? Guarda, mi vedo bene, non, le fonti io le ho tenute sempre abbastanza ampie in off-season, eh? Cioè io non ho mai fatto off-season proprio strette, io c'erano sempre comunque i legumi, li ho sempre tenuti perché li digerisco bene, mangiavo meno fonti proteiche, nel senso che in off-season di solito era sempre carne, mangiavo molto meno pesce rispetto adesso, poi per il resto sempre come fonti grasse sempre olio, cereali pure ho sempre abbastanza variato in realtà. E come fonti, quindi no, l'inserimento di fonti ti dico niente. Mi vedo bene, mi vedo bene. Nel senso, anche Giorgia mi dice che considerando che sto 4 kg sopra il peso della scorsa off season, sono comunque forse un filo più asciutto. Lei mi dice. E pure Fede, che sta in palestra con me, che lui comunque mi ha visto lo scorso off season, eccetera, mi ha confermato che sto bene. Però, cioè, io non posso dirti, ah, sto in intuitive eating, ho preso 4 kg e sto meglio perché. Può essere che seguivo Certo. l'alimentazione, andava anche meglio, oppure che era così, cioè ci sono tanti fattori di base. E c'è anche la componente, attenzione, dell'allenamento, che io anche là sto lavorando in maniera un po' diversa, perché adesso sto facendo proprio 7 su 7 con 2 giorni di recupero attivo. Visto. E quello ti dico che sto vedendo che, capirai, tu con Gabriele sai bene, lui sta spingendo tanto su tutto questo discorso, infatti mi ha dato veramente consigli preziosissimi. E ti dico che quello vedo che sta impattando proprio il metabolismo in generale. Cioè, nel senso, il corpo Diciamo che diventa anche sia a livello di recupero, sia come gestisci il cibo e tutto il resto, cioè è proprio diverso, si veramente è tutto attivato un diverso. processo che ti consente di parare, tra virgolette, l'alimentazione. Sì, Diciamo diciamo che io che noto che garantisce di mangio più. molto di più quando faccio, cioè, dal momento in cui faccio HIIT. Quel giorno, il giorno Esatto. dopo, tendo a mangiare veramente tantissimo. Tanto, Ma infatti, tanto, ecco, ti stavo per chiedere appunto quei giorni di impennata che c'hai una tanto. In fame. genere Da vicino cosa all'HIIT. dipende, secondo te, proprio da quel giorno lì? Tendenzialmente sì. Ogni tanto. Allora, non ci sono, per esempio, ci sono poco il giorno di gambe, ci sono molto il giorno dopo le gambe. Cioè, il giorno di gambe io ho Ok. proprio stomaco chiuso. Boom. Cioè, post workout mangio a Ma stento e la sera non ho tanta fame. E tendo a dormire male la sera. Un'altra cosa che ho notato. capito. Il giorno Non so dopo. se Fame e boia, cioè bestiale, e invece con l'IT, proprio da quando finisco l'IT, c'ho tipo la voragine. Ma guarda, questa cosa qua, sai cosa? Per quanto riguarda la modalità di cardio, l'ho notata anch'io. Io adesso sto facendo quattro cardio normali da 30 minuti. Ho stomaco chiuso, ma murato, raga, murato. Fino al mese scorso avevo due HIIT, interval training pesante. Io avevo una fame della Madonna, Sì, sì, ma sì. proprio, è proprio,
poi credo sia soggettivo, però comunque io ogni volta che faccio dieta anche meno, ragazzi, c'ho una fame della Madonna. Posso fare cardio a digiuno normale anche 6 volte su 7, io sono giù proprio a livello metabolico, eh. Quindi anche lì è Sì. Io importante. Poi se tu lo fai a livello funzionale con esercizi funzionali o altro, ancora peggio, perché quello, c'hai cioè quegli la sbalzi. differenza, cioè lo step successivo è stato questo, che ho fatto come cardio, sto facendo solo HIIT, non sto facendo LIS, però l'HIIT non vado a mettermi sulla bike e fare circuiti o fare ripetute, quindi non c'ho un distretto che accusa, sono tutti movimenti molto larghi, molto Multiarticolare, sistemici, esatto. funzionali e soprattutto faccio tipo il concetto del PHA, cioè cerco di fare una lower body, upper body, lower body, upper body, Sì. o comunque lower total body, lower total body. Quindi, e adesso Federico calcola che lui è un lottatore, lotta da quando ha 5 anni, proprio buttato in strada a combattere, quindi mi sta insegnando qualcosa di pad, quindi giusto, cioè non a lottare logicamente, però qualcosa di pad, per poter utilizzarlo anche per fare HIIT. Quindi invece di avere, che ne so, la butter rope, si va al sacco e si fanno ripetute, una Sì. cosa del genere. Ma pensa che guarda, io con l'HIIT non so se l'hai provato, lo faccio ultimamente, nell'ultimo anno l'ho sempre fatto con cardiofrequenzimetro per essere comunque in soglia aerobica, perché molti cosa fanno, ma ne parlavo anche con Gabriele l'altra volta, il cosiddetto Tabata o comunque l'HIIT o altro, la gente cosa fa? Quando fa i cosiddetti allunghi oppure lo sforzo maggiore, va al di sopra della frequenza cardiaca e diventano viola. Io infatti quando faccio così vedo che, esempio, faccio la spin bike con gli allunghi, ok? Poi devo calare comunque il ritmo. Più vai avanti, più devi calare. Se Certo. oltrepassi quel limite. Infatti, da quando lo faccio cardiofrequenzimetro, comunque faccio così. Nel recupero, ritorno in soglia minima, poi soglia massima, ma non la supero. Quindi anche Sì. lì l'ITM cardiofrequenzimetro è interessante. E facendo appunto gli esercizi di funzionali, bar piece, jump squat o altro, ho visto che con il cardiofrequenzimetro ti detta anche la cadenza del movimento. Tipo. Non so, nel funzionale normale tu devi farlo più esplosivo possibile, devi esplodere, Sì. esplodere. Il problema era qual è? Che io vedevo il cardiofrequenzimetro, esplodevo, la frequenza andava a puttane, passami il termine. E quindi ho visto, io praticamente bar piece, jump squat, devo farlo a ritmo rallentato, Tu cioè quanto ti arrivava la frequenza e quanto la porti ora? davo quei 155 Ti più o arrivava? meno al massimo. Addirittura se andavo esplosivo lo superavo anche, ma Io tanto. cerco E invece di quindi portarlo alto, calcola. io l'ho dovuto abbassare proprio perché mi esplodeva e lì proprio non concludevo niente. Infatti, adesso obiettivamente, avendo rallentato i movimenti di esplosività, mi trovo meglio. Adesso che ne faccio anche meno Sì. e soprattutto, sai cosa? Vabbè, questa cosa qua a me degli esercizi funzionali non piace. Noi abbiamo parlato spesso in privato che comunque per andare dietro a quell'esplosività, atleti abbastanza pesanti come potete essere voi, ma anche Bravo. io che ho preso 70 kg. Grava molto ginocchia, gomiti e mi è capitato di No, avere dei infatti, fastidi al ginocchio, la caviglia. in quello la scelta dei lavori è essenziale. Cioè, io ad esempio, tanto Quello. slitta a spingere e tirare, Là mi trovo da Dio, quella per esempio. fantastica. E È adesso sto sicura. facendo, sai, anche tanto il log, che è quello degli strongman, che Ah, che lo pre. è quello proprio tondo, grosso, tipo tronco, passami il termine, Ho perché capito. quello quando fai il lavoro di clean and press te lo fai scorrere e ruotare attorno a tutto il tronco Cambia e lì, gli sì. dai la botta pure con i polpacci, quindi quello è veramente sistemico, poi vai a fare la Sì. spinta. Sì. Bisogna comunque Ovviamente, selezionare gli esercizi. vai. Viene spontaneo chiederlo perché di sicuro magari qualcuno a casa te lo sta chiedendo. Nell'intuitive eating mangi solo ed esclusivamente fonti pulite fondamentalmente o dici ho voglia di una stronzata, mi mangio una No. stronzata? Allora, guarda, io su questo sono un po' più ferreo, nel senso, se sei una persona in generale sana, X, che si allena e tutto il resto, quello che ti pare, è ovvio che una stronzata ogni tanto non ti dà problemi, ok? Però, parlando chiaro, io sono enhanced, ok? Faccio le analisi, tutto a posto, eccetera. Però questo mi... Comunque sto nell'ottica che io faccio un qualcosa che non è buono per la salute, ok, in termini generali. Quindi quantomeno togliere tutte le altre stronzate, anche se l'impatto è minimo, ok? Cioè ho voglia di una tavoletta di cioccolata, eccetera, un minimo impatto, magari non mi dà fastidio o cose del genere, oppure mi mangio, non so, una roba con... Qua in Inghilterra non so perché utilizzano sempre l'olio di colza, cioè per qualsiasi cosa, loro l'olio di colza, sempre, pure per fare l'hummus. L'olio di colza, se non prendi quello specifico con... oppure lo fa Giorgio alla fine. Però per dire,
Allora, io potrei dire, ok, mi va una strozzata che non è neanche sporca, però un hummus in cui hanno utilizzato solo olio di colza, me lo evito, perché comunque c'è un impatto sul colesterolo del merda, io so già che se vado in preparazione il colesterolo già gli do una botta di mio, ok? Quindi su questo non sono mai stato un tipo del ho voglia di una schifezza, perché comunque, sinceramente, se ho voglia di un hamburger, mi prendo il mio macinato grass-fed, mi prendo il pane, mi prendo l'insalata, i pomodori, quello che E ci te vuoi lo fai tu. mettere, me lo faccio io. Cioè, al massimo ti dico un tocchio di salsa barbecue, se mi va, o di ketchup, però insomma stiamo parlando veramente di una goccia. E, stessa cosa, la pizza la fa Giorgia in casa, e là, insomma, con verdure, con insomma quello che ci va, tanto olio, cioè tanto l'olio Evo per prepararla e tutto il resto, quindi anche quella se mi va una pizza per dire si fa tranquillamente in casa, oppure c'è una pizzeria napoletana che abbiamo proprio conosciuto, loro sono proprio napoletani, fanno proprio la pizza napoletana e quella mi prendo tranquillamente una marinara, un goccio d'olio e fine. Per cui su questo sono un po' più, cioè nel senso il discorso è sempre questo, intuitive non vuol dire mangio il cazzo che mi passa per la testa, è non peso il cibo, però utilizzo comunque dei principi di alimentazione sana, varia ed equilibrata. Cioè Sì, perché di sicuro qualcuno avrà anche, cioè, obiettato questa scelta, ok? Perché sì. pensi di, vabbè, mangio quel cazzo che vuoi, tipo una flexible, no? Esatto. Anche perché sto vedendo di quegli esempi su Instagram, cioè. Per me è peggio, cioè nel senso, per me, allora, parliamoci chiaro, sto in off season, mi alleno in un certo modo, io comunque l'ho fatta delle off season spinte, sono arrivato a fare force eating, io so che per Ludovico l'eccesso calorico non è un problema. Cioè, nel senso, io anche se mi mettessi a mangiare, a forzarmi a mangiare il più possibile, per la salute non sarebbe un problema con quello che faccio io in sala pesi. Ok? Quindi il bilancio, la richiesta energetica. Per me l'unico problema che mi può dare l'alimentazione è una scelta malsana delle fonti, oppure che ne so, mi attacco veramente a finirmi un litro di olio Evo al giorno, ok? Quindi un eccesso magari veramente di grassi o di alcuni nutrienti. Però finché l'alimentazione è bilanciata, anche se non peso, qual è il rischio? In realtà per me il rischio è più che altro che mangio meno. Quindi mi regolo del peso corporeo, se devo spingere, spingo un po' di più. Non lo so, questa la devo ancora vedere, devo fare ancora tutta un'off-season. Per cui per me, paradossalmente, sarebbe molto peggio mettermi a tracciare macros con la perfezione, mangiare Oreo, panettoni, Magnum e tutto il resto, piuttosto che lasciare la bilancia, però mangiare delle fonti che facciano Fonti bene. pulite. Che poi c'è da dire una cosa, raga, come dicevo, comunque la flexible prevede che uno, sai, si scelga il numero di pasti, le fonti e dove metterle. Un conto comunque che lo fa un neofita, quindi come fa lui, alla fine lui sa che comunque i pasti sono quelli, i momenti in cui mettere i carboidrati, ipotizzo, sono quelli, e quindi cambia solo le fonti praticamente. Quindi non è che Sì. dici, ecco, è diverso, hai azzardato appunto la scelta delle fonti diverse, però comunque sono quei pasti, quella cadenza, quei macro messi nei pasti che tu già sai che di solito useresti per un riso e pollo, ecco, Sì, soltanto che usi delle altre fonti, quello. no, 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 no. e in quantità è intuitivo fondamentalmente. Sì. Cioè l'intuitivo sta in quello, cioè mangiare delle fonti pulite, Bravo. però in quantità che ho ancora fame, fanculo, me ne mangio ancora mezza Sì. scodella per Per dire. dirti, Oppure non ho fame, non la mangio. Giorgia ha preparato il riso e io me lo sono messo, condito, tutto quanto, mi è avanzato un po', perché non mandava. Questo. Dopo sta anche un attimino anche nella testa delle persone che sai che comunque è ovvio che se intuitivamente vuoi mangiarti 800 grammi di riso, magari da una Bravo. parte dici ok, è la mia quantità che vorrei tenere giornalmente, più o meno, non mi Sì. mangio 800 grammi di riso. Sta anche praticamente all'intelligenza di chi la fa. Ma il discorso è sempre quello, il tuo intuitivo non è il mio intuitivo, non perché, cioè sia perché siamo persone diverse, sia anche perché io l'ho visto in parte nella transazione, cioè quando tu sei abituato a seguire un'alimentazione precisa, il tuo intuito ti porta in altri posti, cioè per te mangiare qualcosa di più gustoso ne vuoi mangiare di più. Io all'inizio stavo ancora nel concetto che se c'avevo magari un piatto che mi andava, un piatto buono, era vabbè, lo finisco anche se sono sazio, perché teoricamente è il momento in cui devo mangiarlo. Perché? Perché sono abituato che la cosa un po' più gustosa, particolare, eccetera, la mangiavo nel cheat o in un altro momento, eccetera. Ok? Quindi Certo. invece da questo ti distacchi, quindi
man mano che entri nel concetto dell'intuitive, non ti verrà mai da mangiarti una quantità disumana di cibo o da incozzarti o da fare. Ah, questo l'hanno fatto alcuni con il concetto dell'all-in. Non so se l'avete seguito, l'ha fatto soprattutto famosa la Buttermore, che è la ragazza di Jeff Nippard. No, Non credo si siano sposati. E, sostanzialmente lei ha fatto una bella condanna alla fitness industry, sostanzialmente dicendo che lei si preparava per shooting, per gare e tutto il resto, ma diceva salivo sul palco e l'unica cosa che avevo in testa era mangiare. Quindi dice io l'ho sofferta male, cioè per me era diventato un incubo, facevo queste challenge dove mangiavo 10.000 calorie al giorno, il giorno del cheat mi sfondavo di cibo, quindi ha detto faccio lean, cioè mangio in quel caso quello che cazzo voglio, cioè da un momento all'altro. E si è messa a mangiare ovviamente in America tutti i donuts, Oreo, tutte schifezze. Ovviamente è ingrassata tantissimo, però ha fatto, lei è pure ricercatrice, credo che abbia addirittura un dottorato, un PhD, e non so bene in cosa, o chimica o biologia o qualcosa, e ha fatto vedere un sacco di studi, ha fatto vedere che comunque lei è ingrassata, però ha recuperato il ciclo, si è stabilizzata su tanti fattori e poi è ridimagrita. Perché a un certo punto, che è finita la foga, che nel suo caso era, si era trasformata in un più o meno pesante disturbo del comportamento alimentare, perché comunque se passi ad intuitive o a all-in e inizi a mangiarti la qualunque, come dicono al Era più sud, vince sì, era un binge durato mesi, ok? continua, esatto. Esatto. Però anche in questo caso così estremo, si è stabilizzata a un certo punto. E quindi è arrivata al punto in cui passano i termini, mangia normalmente, cioè quantità normali, cioè non ti viene da mangiare. Quindi quando le persone dicono molto spesso nei commenti del video, insomma molto spesso, poi sono sempre due o tre persone che hanno visto il video a metà, probabilmente non hanno capito il concetto, però la cosa è, io se mangiassi così mangerei troppo, no? Io se mangiassi a intuito, se seguissi il mio intuito, ingrasserei subito. E il discorso è che da una parte vedi come ti alleni. Prima cosa, perché più di tanto è. Dall'altra è una cosa magari momentanea ed è un campanello che dovrebbe dirti che c'è qualcosa che non va, almeno secondo me. Cioè il fatto che se tu ti basassi sul tuo istinto, inizieresti a ingrassare subito tantissimo, vuol dire che o la BF è troppo bassa per te, oppure c'è qualcosa che non va, perché siamo, cioè ok che siamo vittime dell'industria del marketing, siamo, sì, ciao, vittime del marketing dell'industria alimentare, siamo vittime di alterazioni di sapori e tante cose, però siamo comunque un essere evoluto, ok? Quindi il discorso che se seguissimo soltanto l'intuito inizieremo a ingrassare come obesi, c'è qualcosa che non va in te. E secondo me il discorso è che in realtà non c'è niente che non va in te, ma tu hai paura di questa cosa, ma in realtà non succederebbe. Però io la cosa che poi tendo a dire sempre, io quello che dico non vale per, cioè io non sto portando questo come, ah ragazzi dovete fare l'intuitive perché con l'intuitive migliorate, perché con l'intuitive di qua, di là. Come ho detto, io se nel momento in cui preparo un'altra gara, 90 su 100, non lo so, però in questo momento se dovessi prepararla adesso, io mi metterei piano alimentare, stampato al frigo, seguo quello come ho sempre fatto. That's it, cioè Ma l'agonismo è anche per una questo. questione mentale, che non devi star lì a pensare Sì! troppo, dicevo, Ma non quando mi va a seguire fiderei del lo fai. mio istinto, ma non, cioè una gara, cazzo, devo salire su un perizoma davanti a gente, cioè io non sto completamente nudo con un perizoma, non lascio tutto al caso, al mio intuito, cioè seguo un cavolo di piano, un preparatore che mi segue e mi dice cosa fare, come anche non, se io fossi professionista in questo momento come lo sei te, io non so se farei intuitive, cioè se avessi vinto la Pro Card, io probabilmente starei col mio piano e gareggio. Perché? Non perché non credo che sia meglio, peggio, eccetera, ma semplicemente perché è comunque un'incertezza. E Certo. se quello è la mia strada, la mia carriera, quello Obiettivo, dell'agonismo, come lo è per te, ovviamente voglio togliere margini di incertezza. Quindi, certo. però, d'altro canto, io mi metto nei panni di persone che magari non stanno nel mondo del bodybuilding nemmeno come lo sono io, che io non ci sto come atleta, ma più come presenza, non so neanche cosa sono io esattamente, non so darmi una definizione. Atleta sei atleta, no? Sì, Cioè, però diciamo, non è, dice, sono un po' tante cose, poi alla fine in qualche direzione precisa andrò. Però ci sono persone che lo fanno come passione. Lo fanno come passione e io lo vedo anche dai Q&A, dalle domande che mi vengono su Instagram. Stanno in difficoltà perché magari tornano a casa la sera, stanno con mamma e papà, con i genitori, e i genitori cucinano e loro non vogliono mangiare grassi nel post-workout, per dire. E io dico, ragazzi, cioè,
cazzo, sono momenti Ok. familiari, ma voi magari magari no, però magari tra 5 anni manco sapete più che cos'è una palestra e state facendo tiro con l'arco, arrampicata, cioè, ma ne vale la pena? È Sì, oppure questo? decideranno di gareggiare e si precluderanno in anticipo delle cose che avrebbero potuto fare senza problemi, Ma perché non alla dico che fine. non ne valga la pena, eh. Io dico, cioè, io, Ludovico, sto dicendo, io sto facendo così e mi sto trovando in questo modo e mi sto trovando bene. Quindi tu, che sei dall'altra parte, valutala, ok? Cioè, perché Certo. io, Ludovico, ti sto dicendo che secondo me, se vai di intuito, guadagni tanti momenti, magari familiari, sociali, eccetera, a scapito di poco o di niente Sì, addirittura. dipende Quindi, sempre dal fine che hai, ovviamente. sì, è Esatto. quello. Esatto, perché logicamente se uno vuole avere solo, non so, un miglioramento fisico, mettere muscoli piuttosto che andare in CAD, eccetera, eccetera. Già andare in CAD, secondo me, star sull'intuitivo, se una persona non ha abbastanza Esperienza, tutto comunque quanto. esperienza, esatto, un neofita intuitivo cioè è difficile, secondo me è solo e Pretesto. esclusivamente per chi è comunque già navigato, quindi ha già provato tanti approcci alimentari, sa già più o meno come reagisce il suo corpo, le sensazioni di fame piuttosto che. Allora ti dico sì, per un ragazzo, cioè appunto che è un neofita, l'intuitive la vedo comunque molto, molto più dura, cioè si rischia veramente di far danno o cioè, di Ma non avere guarda, risultato io ti dico la fondamentalmente. verità, secondo me un primo periodo in cui tu ti fai un'alimentazione oppure utilizzi un'applicazione per calcolare macros, per avere un'idea, perché se tu prendi una persona qualsiasi, sicuramente ha degli imbalance sull'alimentazione, cioè magari non mangia abbastanza proteine, mangia troppi grassi, non mangia abbastanza carbo, non lo so, però se tu non hai dimestichezza, non hai mai contato effettivamente, queste cose non le sai. Quindi anche Esatto. là il discorso, io... Cioè, sono anni e anni che mangio, calcolo, conto, peso, faccio. Cioè, quindi io, meno male, ok che non peso, però riesco a dire se quello è tanto o poco riso per me, per un Sì, post-workout. esatto. Cioè, quello che logicamente la gente deve capire è che tu lo fai già da tanti anni e se comunque ti sai autogestire, quindi vai di intuito, non crei danni come potrebbe fare un neofita. Sì. Perché secondo me cioè, è sempre comunque da far capire che è una cosa che ti stai trovando bene tu, ovviamente non è la via giusta per tutti, perché per tutti vorrebbe dire che appunto il neofita che comincia oggi palestra dice ok, vado in intuito, magari si trova dopo 6 mesi che è 30 kg di più è tutto grasso, tra virgolette, Sì, perché lì sì. per intuito io ho visto ragazzi cominciare a fare la dieta di Ronnie Coleman trovata su Flex, minchia, allenamento di Ronnie Coleman trovato su Flex, che poi non sarà mai l'allenamento di Ronnie Coleman, la dieta trovata di Ronnie Coleman, 6.000 calorie per un ragazzino di 70 kg. Dopo tot mesi li vedevi grassi impastati, che cioè, anche se era comunque un qualcosa di scritto, ovviamente non era nulla di personalizzato. E quindi dici: se uno si comporta allo stesso modo, quindi vado intuito, bisogna mangiare tanto, quindi mangio Bravo, tanto bravo. e cacci giù magari appunto anche McDonald's, stronzate, briochine, cazzi e mazzi. Sì, tu sali di peso, ti vedi più grosso, però sei grasso. E ti Quindi dico, dipende sempre, va sempre contestualizzato. quella è esattamente la cosa che ho fatto io all'inizio, quando ho iniziato ad allenarmi, perché io ho smesso judo che ero strutturalmente molto esile, io pesavo 54 kg quando facevo judo, Chiaro. ok? Perché dovevo cercare di rientrare in categorie più leggere, perché se stavo un po' più alto mi beccavo quelli altissimi, quindi essendo 1,73 adesso, probabilmente all'epoca ero più piccoletto, forse più basso, e cercavo di guadagnarla un po' sul peso. Quindi tra una cosa e l'altra mi ero assestato i miei 54 kg e fine. Inizio palestra, nella mente devo prendere peso. E quello che io mi ero, cioè io non è che mi sono andato a documentare lì per lì, anche perché lo facevo così. La cosa che mi era stata detta è che tu quando mangi, quando ti alleni, il cibo non è che spendi tante calorie, però il cibo che entra viene utilizzato per fare i muscoli. Quindi la mia testa, bomba, mangio di più muscoli. E sono svaccato. Perché? Perché ovviamente poi, avendo passato anni e anni nella musica, dove mangiavamo de merda, stavamo in studio tutto il giorno, avevo proprio papille gustative andate a puttane. Quindi per me era kebab, ciambelle, cioè mi ricordo mi prendevo i pacconi di ciambelle e me li finivo tutti quanti, prima di andare in palestra. Capito? Pump disumano, per carità, però...
Quello è, cioè, per me era quello, con tutto che in famiglia abbiamo sempre mangiato bene, cioè nel senso i miei era, io ero famoso perché in casa Ludovico c'è tutto da cucinare, cioè non trovi mai niente da spiluzzicare, è tutto da cucinare, quindi c'è un sacco di cibo ma solo che puoi cucinare. Quindi comunque abbiamo sempre mangiato bene, però comunque sai, se sei abituato a certi tipi di alimenti, eccetera, quindi prendi un ragazzo che magari è abituato a mangiare fuori spesso, mangiare molte cose schifezze, tra virgolette. E tutto il resto è logico, se lo metti ad intuito, fa la fine che faccio io. Io ho preso, sono arrivato a 64 kg in giro di un attimo, ero tutta ciccia. Quindi. Il mio consiglio è che se comunque qualcuno vuole incominciare questo percorso, ma non nel bodybuilding, eccetera, avere comunque, logicamente, affidarsi a qualcuno di competente che gli dia una linea guida sia per allenamento che per alimentazione, integrazione, tutto. Di base è quello. L'intuitive lo vedo appunto per una persona come potrebbe essere, ma anche un Giuseppe, già lo vedrei più in difficoltà con l'intuitive. Sono Porco sincero, Dio. conoscendolo già sarebbe molto in difficoltà. Cioè, lui è Ah, sì. comunque molto nazi in questo, quindi molto preciso. Tu invece, appunto, avendo le tue esperienze, comunque essendo anche più libero di testa, più aperto, diciamo, di sicuro è una cosa che a te può funzionare, però per un neofita, secondo me, è un approccio Guarda, ti dico, il che può neofita recare danni. devi vedere dove, cioè, dove sta indirizzato. Cioè, se prendi una persona che semplicemente sta in palestra, vuole allenarsi, farsi il fisichetto, non sta nel bodybuilding, diciamo, non segue tanto il bodybuilding, eccetera, ma semplicemente vuole farsi il fisico. Secondo me, Può senza stare. fargli stare troppe paranoie, gli dici: guarda, mangia abbastanza proteine, mangia fonti, cioè gli insegni più che altro quelli che sono delle buone fonti alimentari, dai dei concetti, delle linee guida, e secondo me può andare tranquillamente, perché non gli verrà mai il mi sfondo di schifezze, capito? Ovvio, deve avere comunque già una base di fonti proteiche, Educazione, io queste la cosa fonti che dico proteiche. è bisogna dargli come pacchetto iniziale educazione alimentare, ma parlo di chi non vuole stare nella strada del bodybuilding, perché se uno Certo, ovvio. vuole neofita, ok, voglio iniziare, mi piace il bodybuilder, voglio fare sono neofita, ma voglio iniziare, voglio gareggiare in futuro, eccetera, allora si inizia tutto il percorso di educazione, cioè dieta precisa e tutto il resto. Però a un'altra persona che fa così, anche perché gli dai, cioè se capiscono il concetto, cioè se fanno un'educazione alimentare, gli permetti di dare quel grado di flessibilità che poi ti crea tanta compliance. Cioè, seguo l'alimentazione perché sono più libero, mi concentro su altri alimenti. Sì, di base, però devono avere comunque una linea guida. È per quello che io dico che magari può essere per una persona che lo fa da un bel po' di tempo. Perché se lo Quello fai da sicuro. subito e non hai nessuna linea guida, dici ok, vado intuito. Può darsi che magari ti mangi 30 grammi di proteine al giorno, 1 chilo di carboidrati e 600 grammi di grassi, Sì, per dire. esatto. No, E questo quindi lì sarebbe assolutamente. tutto sballato. Quindi avere una base iniziale da dire guarda. Non so, un anno seguito e tutto grammato, uno almeno si fa un attimino un'idea, dopodiché dici, ok, se invece parti proprio da zero, zero, subito almeno avere comunque delle fonti su cui stare. Allora ci può anche stare, se uno logicamente non ha mire agonistiche o di ottenere un fisico particolarmente appunto super simmetrico, piuttosto che ovviamente deve avere sempre comunque una linea guida. Se no, uno dice, vabbè, ti alleni, hai comunque una scheda di allenamento fatta da un professionista che comunque mira sui tuoi punti deboli, eccetera. Per alimentazione è una cosa che ti gestisci tu, almeno utilizza queste fonti per carboidrati, grassi, Sì, proteine, la quantità va un po' a sensazione. ma anche Logicamente dirgli, non deve avere guarda, mire. anche per dirgli, per fare un esempio, dici, guarda, la mattina ti fai tot, non lo so, toast di pane integrale con un velo di marmellata sopra, 100% frutta, ok? Quindi già dire un velo, non stai a dire fatti 20 grammi di marmellata, quello o quell'altro. Poi a pranzo un piatto di pasta o cereale o farro, quinoa, eccetera, con verdura, con del pollo, una porzione di pollo, cioè andare un po' più su qualcosa che ti dà l'idea della quantità, però non deve essere necessariamente legata al peso. Io sono, cioè, Al pesare tutto. io forse la vedo da un altro punto di vista, però io vedo che, forse anche per il pubblico che ho su Instagram, eccetera, però vedo che molte persone sono, non sono a un livello per cui si possono permettere determinate maniacalità, mettiamola così. Cioè, per me, Ah, beh, se certo. tu lo fai per passione, non puoi essere imparanoiato in una maniera pazzesca per il peso, per il calcolo del peso al grammo di ciascun cosa, se la fai per passione. Forse, cioè, nel senso,
Se ti trovi bene, sì, per carità, però è sempre un discorso del se il gioco vale la candela. Capito? La trovo una cosa spropositata. Ok? È come se vivi in un paese senza criminalità, cioè proprio zero, dove la gente va in giro e lascia la casa aperta, e tu metti tipo la saracinesca militari da 20.000 euro. Dico, sì, Certo. se, però mi sembra spropositato. Cioè, nel senso, se ti fa star più tranquillo, sì, ma il tasso di criminalità è zero effrazioni in casa all'anno. Da 20 anni, cioè È magari un po' inutile, di sì. È meno, capito? Però il paese degli hobby. sì, tipo Bilbo Baggins. per Sì, esempio, capito? No, perché là è no, allora bocca ci sta. Gandalf, quindi le frazioni ci sono. Esatto. Quando Oppure i nani. arrivano quando arrivano i nani sono Ah, cazzi dopo. è vero. Quindi voglio mettere la serranda per quando arrivano i rani, che, i, rani, i, rani i, i nani che ti mangiano tutto, una serrandina. Nell'hobbit. Oltre a quello, sì, però, tretto, se uno invece logicamente vuole cominciare un percorso agonistico, secondo me, io sono molto più nazi da quel punto di vista. Sì, no, Ma perché forse l'agonismo, sì. sono nato e cresciuto con, appunto, io ormai 18 anni che faccio la dieta, fondamentalmente. Ho cominciato a 17 anni, adesso ne ho 35, quindi sono sempre stato comunque già, appena sono entrato in palestra, penso che già dopo un mese ero sotto un nutrizionista. C'è stato questo nutrizionista che dava la dieta a zona ai tempi. Ho fatto la dieta a zona, sì, che poi lì figurati proprio, c'è cioè 40, 30, 30, mi sta lì a misurare, tutto preciso. E mi trovai anche bene, tra l'altro, ma forse perché prima mangiavo quel cazzo che volevo e dopo Oh, la invece zona, guarda che appunto. oh, la fece anche mi trovo da Dio. Ah, io l'ho trovato bene, avevo comunque avuto dei buoni risultati, ti parlo che avevo 17 anni, quindi per carità. Però ho già cominciato da lì, infatti non sono più pesato neanche su mia madre, che okay, quando abitavo ancora con i miei, perché non volevo andare a rompere i coglioni a lei a dire fammi tot di riso, fammi tot di pollo, fammi. Ho sempre comunque preferito cucinare da me, anche adesso per esempio vivo con la fede, però non mi piace far cucinare, cioè non mi piace essere servito, riverito, una cosa che proprio mia mentale non mi Sì. piace, quindi preferisco appunto cucinare io, e anche perché fondamentalmente mi fido solo di me stesso. È un po' una Cazzo. questione, sì, perché dico cazzo, sai, Guarda, sa io mai ogni che mette il volta. pollo un po' più grasso, no? Cioè, per farti l'esempio, no, a Vabbè, parte tu gli sei scherzi, però. paranoico peggio di me. Io ti dico, guarda, mi ricordo allora, 10 anni fa mia madre affidai a lei il fatto di bollire il riso della ricarica grossa pre-contest. Oh, ti giuro, erano pasti da 100 grammi riso. Lei, sai quando gli scappa la mano che fai 105, 110? Me lo disse dopo la gara. Tu non hai idea, mi incazzai come. Da quel giorno lì, no, faccio io. Cioè, io sono di scuola Ricci Gaspari che diceva lo spaghetto in più in un giorno non fa niente, però uno spaghetto in più al giorno sono 300, 365 spaghetti in più all'anno. Quindi io sono nato così. Quindi, sinceramente, da quell'esperienza lì, io mi peso tutto, non me ne frega niente. Mi peso anche il burro d'arachidi, cioè non me ne frega niente. Il cucchiaino di burro d'arachidi, no. Io voglio sapere da Gabri quanti cazzo di grammi sono, non me ne frega niente. Cioè, ecco perché mi sono comprato. Aspetta, questa è la maniaco sessuale. Cioè, io non uso il burro Perché d'arachidi. sessuale? La Io maniaco e basta. Perché non sessuale? uso il burro Sì. d'arachidi. Col cucchiaino, perché la parte del cucchiaino che rimane sporca, peccia. Io uso il sirup, shake and squeeze, quindi lo spruzzo direttamente sulla bilancia, me lo peso. Cioè, non so, io penso a te che livello, quindi figuriamoci. Giuseppe, allora, tu puoi mettere il vasetto sulla bilancia, la tari a zero, e quando metti il cucchiaino, quella ti fa meno, non so, 30 grammi. Quindi sul cucchiaino ci Esatto. sono più facili, comunque. C'è Ci anche sta. questa. Potrebbe essere, diciamo, un'idea, eh? Di solito la gente fa così. Sì. Quelli normali, però. Lui è andato oltre, capito? No, ma Ma però è bello. invece, per No, è quanto bello, riguarda. bello proprio fare questo gesto, mi piace. Tipo, sai mungere la vacca? Cioè, Allora, no, la cosa. bellissimo. Allora, Fai il parliamoci contrario, chiaro. però. Quando stai in Esatto. preparazione, la cosa bella è prendere col dito, fai scendere e poi c'hai un po' sul dito, un po' sul coso. Che non conti, poi. Io almeno non conto. Io. Era lì, era lì. Ma invece, per quanto riguarda, io vedo per esempio, non condivido, infatti anche i miei ragazzi lo sanno, introduzione di cheat meal come se non ci fosse un domani No, perché il corpo lo richiede da vari no. coach, no? Io vedo alcune cose tipo anche su Instagram, eccetera, gente che si scofana qualsiasi tipo di cosa, 2 o 3 volte a settimana, eccetera, e
enhanced, e quindi, come dicevi anche tu prima, Ludo, cioè già dici, se tu fossi natural, hai comunque zero impatto dal punto di vista esterno, quindi sai, Esatto. comunque hai la tua lipidemia nel sangue, comunque è normale, a meno che tu non abbia scompensi, insomma, genetici, eccetera, però comunque non intacchi con nulla dal fuori. E allora dici, ti fai il tuo pasto libero, ti fai i tuoi pasti liberi. È vero, magari logicamente un enhanced reagirebbe meglio dal punto di vista estetico, perché appunto essendo enhanced magari ha meno impatto su quello, però dal punto di vista organico e sistemico, secondo me un natural può permettersi di più magari di fare dei pasti liberi, perché appunto non ha nulla di nocivo e deleterio che comunque inserisce dall'esterno, come possono essere appunto i PEDs, ok? Quindi la chimica. Esatto. Io vedo invece appunto tante persone enhanced che basano proprio le loro diete, le loro alimentazioni di massa su cibi sporchissimi, quindi grassi trans, grassi saturi a cannone, zuccheri. E il problema è che dici, ti stai tenendo monitorato? Cioè, sale, quantità di sale assurde, ti provi la pressione dopo che ti sei No, mangiato 15 grammi di sale in un pasto? adesso non c'è problema perché va di moda il Termisartan. Adesso c'è questa, stanno tutti in fissa col Termisartan. E quindi pressione sti cazzi, perché tanto se mi prendo un farmaco per la pressione, che salga, che non salga, eccetera, io mi bombardo con Sì, quello. allora, i sartani comunque, tra cui appunto l'Osartan, piuttosto che il Termisartan, insomma tutti i sartani, hanno comunque dei benefici sì, dal punto di vista dei reni, Sì, della sì, 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 pressione, sì. va bene, sono comunque sempre farmaci, però nel senso non è che ti puoi spaccare di sodio come se non ci fosse un domani, eccetera, perché tanto sti cazzi Bravo, appunto però. proprio il Termisartan. Cioè, il Termisartan magari può essere preso comunque da persone che raggiungono magari un determinato peso molto Bravo, alto, e bravo. quindi di conseguenza si alza tantissimo quello che è la pressione sanguigna. Allora dici, prendo il Termisartan, che al posto magari di avere 140 su 95, magari togliendo un 10 punti di quella, ho 130 su 85, comunque non è ottimale, però è già molto meglio di avere 10 punti in più. Certo. Ci può anche stare, però non è che deve essere un pretesto, soltanto mi piglio il Termisartan, fanculo. Cioè, come dire, mangio dei dolci, ma intanto mi faccio l'insulina, cazzo mene. Cioè, deve essere sempre comunque rapportato, anche il Termisartan avrà comunque dei suoi effetti collaterali, È quello, ok? Che per carità dicono che comunque sia un guaritore metabolico, dicono che comunque abbia molte sì, però è proprietà. comunque, cioè, nel senso, io quello che dico è sempre un farmaco della pressione, cioè non puoi prescriverlo a meno che non ci siano dei problemi con la pressione, o comunque c'è comunque, Dio santo, fatti dare un controllo da un cardiologo che ti dica se prendono o no, perché comunque, anche se Esatto. tu stai bene con la pressione, quello non è che, allora se stai bene con la pressione, allora non te la tocca, cioè è un farmaco che abbassa la pressione. Ok? Esatto, Quindi non è che te impatta la in un modo normalizza. o nell'altro su un discorso cardiocircolatorio, ok? Quindi adesso va di moda e lo stanno proponendo come panacea da tenere. Loro dicono: allora, di base le ancillary drugs sono metformina, telmisartan e Acinibitori. Di GH, sì. solito anche gli acinibitori, sì. Esatto. Quelli sono gli ancillari. Quelli sono no perché hanno meno side degli ACE, eccetera. Cioè, posso capire la metformina è tutto, però Cristo, cioè la metformina perché la stanno per far Anche diventare OTC, però cioè sì, però cazzo, anche no? la metformina, da un punto di vista anche di acidosi, eccetera, non è il massimo. Cioè, ha comunque dei benefici sul Sì. colesterolo, quindi livelli di colesterolo, logicamente sulla Glicemia. glicemia, perché nasce fondamentalmente per quello. Però comunque, se si va a leggere il bugiardino della metformina, devi stare comunque attento anche da quel Sempre punto di vista. farmaci, Cioè, sì. Comunque, per il discorso cheat meal, io sono d'accordo. Allora, ti dico, tornando a un discorso di gioco vale la candela. Allora, se c'è, secondo me, un ragazzo che, enhanced o meno, comunque da un punto di vista soprattutto di lipidi ematici e di red blood count, quindi non ha problemi di pressione e tutto il resto che va a impattare i reni, eccetera, è un ragazzo che sta bene e magari ha una famiglia, c'ha le figlie e tutto il resto. Secondo me un cheat, però inteso come vado fuori e mi mangio un piatto di qualcosa, oppure mi mangio una bistecca, oppure mi mangio un hamburger semplice, senza, cioè deve essere inteso come un qualcosa di contenuto. Quello per godersi un momento familiare, per stare anche con le figlie o con i figli, per un contesto del genere, una volta a settimana ci può stare, non in preparazione. Ti parlo di un off-season. ovviamente, però sei partito anche tu dal dire se la lipidemia, E glicemia, certo, eccetera, la è quello, pressione bro. glielo permette, No, no, è no. quello il problema.
Perché comunque se uno, logicamente, se uno ha la pressione perfetta, 120-80, hai comunque la lipidemia che ha nei giusti rapporti, LDL, HDL, trigliceridi, eccetera, va benissimo. È tutto perfetto, anche se sei in ansia, dici, sti cazzi, vado, mi faccio il mio pasto libero. Il problema è che però devi fare degli esami ematochimici per Certo, sapere se la è situazione vero. è ottimale. Ma Il poi se problema è che sei più appunto, incline a vedo... qualcosa, cioè se sei incline a, Bravo. cioè se tu sai che di media qualsiasi cosa ti cali, il colesterolo va a inficiarsi perché sei sensibile, perché è un tratto genetico e tutto, magari Esatto, cosa comunque, fa? cioè almeno anche quando stai off, cioè cerca di portarlo su, no? Quindi queste Ma cose... poi Ludo, come hai detto anche tu, cioè comunque in prep no pasto libero, ci sta in Eh off no. season, però come ha No. detto Marco mi ha fatto riflettere che molti dicono perché il corpo ne ha bisogno. Allora, mi viene da dire allora la dieta è squilibrata, perché se tu sei in off season e stai comunque mangiando abbastanza per supplire a tutto, non è, come cavolo fa il corpo a chiamare? Poi sai, per l'amor di Dio, ci sono le giornate in cui oltre all'allenamento, hai delle giornate di lavoro massacranti, può darsi che litighi con il tale, con l'amorosa, quindi cortisolo che chiama zucchero, ok, ma sono casi estremi. Ma quando io sento, come ha detto lui, gente che 3 volte a settimana e no, ma io ne ho bisogno, bello mio, o non hai mangiato quello che dovevi, non credo, cioè, Allora, è questa è assurdo. anche una cosa che diceva, c'era una persona che aveva fatto dei post sulla ricarica, eccetera, e, oddio, no, aspetta, mi sembra che era stato simultaneamente, vuoi caso, avevano fatto questi post e io o Giorgia avevamo fatto un post proprio su questo argomento, cioè sul il cheat, la ricarica sporca, perché serve, eccetera, in realtà è una cazzata. E questa persona dice, vabbè, ma io col pulito non riesco a mangiare abbastanza calorie. E la cosa è, allora, tu sai perché al KFC ti mangi abbastanza calorie? Perché quello c'ha 50 grammi di olio ogni cosetta. Cioè, tu, È quelli vengono vero. ripassati in continuazione, ma anche qualsiasi cheat, quello l'hamburger viene ripassato, il pane degli hamburger te lo buttano nell'olio, quello è pieno di Bagnato, olio. bagnato, Sono diverso, bagnati, sono pieni di olio e sono i grassi. Quindi, se tu non lo mangi col pulito, cioè tu potresti benissimo riprodurre quei macros con cibo pulito. Che cambia? Ti fai cibo più un digeribile. bicchiere d'olio, come diceva lui prima, te lo bevi. Bicchiere d'olio, ti Esatto. fai, non lo so, ti fai una cofana di riso piuttosto che pasta, piuttosto che quello. Ci metti l'olio, ci metti un po' di tuorlo d'uovo, ci metti delle fonti che sono pulite e c'hai il tuo cibo pulito, per cui mangiare un sacco di calorie. Il discorso è un altro. Il Può. discorso è che non ti va di fare la dieta. È È là quello, la è cosa. quello. Cioè non ti va di mangiare il pulito, tu non è che non riesci a mangiarlo al pulito, è che il pulito ti stucca. Invece col cibo zozzo non è che c'è più o meno densità calorica, perché pure il cibo pulito lo puoi rendere caloricamente denso. L'olio è la cosa più densa che c'è a livello calorico che c'è in nutrizione, perché sono tutti grassi. Là, l'olio, compatto, è estratto, è quello che utilizzano per far diventare la roba densa. Quindi tu di base puoi farlo benissimo. Il discorso è che non te va, perché è questo. Vabbè, oh. E poi Ma magari per ti vedi carità, bene. io vedo per esempio alcuni che devono raggiungere una quota calorica, non so, ipotetiche, a 5.000 calorie non salgono, a 6.000 calorie salirebbero, quindi aumenterebbero massa muscolare. In quel caso ti dico anch'io, sì, se proprio non riesci ad arrivarci con cibo pulito, perché comunque 5.000 calorie di riso, pollo e olio extravergine d'oliva sono 5.000 calorie, non è, insomma... Poca roba, è tantissima roba. Se voi siete arrivati ancora solo riso e pollo e olio extravergine d'oliva per dire a 5.000 calorie, tu giuse no, purtroppo lo sappiamo. Però dico, cioè, è tantissima roba. E quindi uno dice, vabbè, allora mi mangio il mio panino del McDonald's e arrivo a 6.000 calorie al giorno. Però per come ci arrivi? Ci arrivi con una Bravo, botta di grassi fondamentalmente. è quello il discorso. Là, tanto vale che fai scendere più olio nel riso, è Più fatto. olio, esatto, e quindi è quello. Tanti invece vedo appunto, poi sono anche magari metodi che funzionano, però è briochine piuttosto che cioccolato come se non ci fosse un domani, cheat meal appunto 2 o 3 volte alla settimana. Minchia, io te ripeto sempre, poi magari sono anche maniacale da questo punto di vista e vivranno di sicuro più a lungo loro di me, per carità, però minchia, cioè, fatevi dei controllini ogni tanto se fate questa alimentazione, Sì, anche no, il sale non lo conto, ma che cazzo me ne frega, il sale non lo conto, vado 10, 15, 20 grammi e magari pesi 100-110 kg. La pressione arteriosa, puoi pigliarti anche il telmisartan, però non te la tieni sotto controllo, cioè, o te ne guarda, pigli 40-60 mg al giorno, il telmisartan, altrimenti non so quanto ti tenga a bada la totalmente, situazione. totalmente d'accordo, però a me la cosa peggiore non è tanto quello che fanno, perché poi ognuno facesse il cazzo che gli pare fondamentalmente.
Il discorso è che a me non piace quando viene fatto passare come, vedete, io posso, questa è la dieta flessibile e io, anche se mangio così, ottengo risultati. E quindi cercano Vabbè, di no. proporre. Questa è, là diventa disinformazione, capito? Diseducazione alimentare. Cioè tu stai diseducando le persone a quello che può essere l'alimentazione. Cioè a me non, sì, perché loro, vabbè, ma alla fine sono le calorie che contano, perché ormai nella letteratura è stato visto che in realtà il bilancio energetico, c'è cioè quel professore che per dimostrarlo ha mangiato soltanto McDonald's ed è dimagrito comunque. Sì, raga, va bene, però cioè, non stiamo parlando di come ti vedi allo Sì, vai specchio proprio a o del fondo. peso. Vai a vedere, esatto, non è solo una questione di peso, sono calati. Ovvio che se tu mangi 1.000 calorie di Nutella e ne consumi 3.000 al giorno cali, ma cioè, la No, ma Nutella infatti. non ha un Allora, profilo nutrizionale infatti, come. adesso ti dico, io la cosa che rispondo è questa. Sai come hanno estrapolato gli RDA? Quindi la dose raccomandata giornaliera? Loro, praticamente, sono tutti studi che venivano fatti un sacco di anni fa con i carcerati. Cioè, loro ai carcerati gli davano esattamente la stessa alimentazione, quindi lo stesso input calorico, per carità, misero immagino, però di tutti gli altri, soltanto che a un gruppo toglievano, che cazzo posso dire, lo zinco. E guardavano. Dice, guardano, 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 finché sti pori disgraziati non gli prendeva qualsiasi cosa gli potesse prendere. Quindi senza vitamina C li prendo scorbuto, senza zinco e l'altra cosa, eccetera. E dico, ah, ecco, vedi a che cosa serviva lo zinco. Quindi, questo per dire, a parte che sono cose che purtroppo, nel trattato dei diritti umani non si possono più fare, però, a parte questo, il Purtroppo. discorso è che non sono so non so, prendi maniaci sessuali. Io quello, scusami, i pedofili, per Palissimo. me, facci quello che cazzo ti pare. Comunque, a parte Esatto. questo, non volendo entrare nell'argomento, il discorso è che secondo me, cioè il punto è, non sono solo le calorie. Perché allora vedi che se, ovviamente quella è un'esagerazione, però per farti capire che se tu vai a pensare solo alle calorie o come va il peso, c'è gente che ti può morire per qualsiasi malanno. Sì. O anche va a un peggioramento della condizione di salute per accumulo, per un deficit che si accumula. Sì, ma allora io calcolo che dicevo comunque di gente che non è che fa flexible. Flexible, secondo me, Sì, no. c'è l'apoteosi della merda proprio dal punto di vista, cioè, nel senso, siamo chiari, Mi piace. la flexible non del cazzo ne so, al posto del riso mi mangio il couscous, cioè non quello, ma del ho 1.500 calorie, mi faccio tre bomboloni e però faccio passare che faccio fitness, mi alleno, ho i risultati, fanculo, no, perché cioè, non puoi far passare, cioè, è un messaggio veramente di merda, ma di merda, che mi sale il nazismo, perché non puoi far passare che tu ti mangi tre pizze e dopo ti mangi il gelato e dopo ti mangi il cannoncino, però mi alleno, guardate, ho l'addome, grazie al cazzo, cos'è che stai facendo? Di anche tutto quello che stai facendo, Infatti, tutti i Marco, tiroidei che ti fare stai prendendo, informazioni. tutta la chimica che c'è sotto, piuttosto che i 30.000 passi che ti fai dopo che ti mangi tre pizze, allora a sto punto, cioè, dille però le cose, perché Ma loro altrimenti, dicono una cosa che è ragazzi, giustamente, giustamente. ho capito, però se ascolta, allora cioè, devo metterti in galera. Se tu stai per prendere clienti, stai facendo passare un messaggio così. Perché se tu per prendere e canapeare clienti devi far finta di fare un certo stile di vita, o lo fai, ma nel frattempo sotto hai comunque tiroidei piuttosto che altri farmaci che comunque possono alzare tantissimo il metabolismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ti puoi permettere di mangiare una quantità di merda. Così, piuttosto che ti fai 40.000 passi al giorno, piuttosto che qualsiasi cosa, comunque tu tieni anche nascosto, o magari lo fai anche vedere, però non è un messaggio giusto. Cioè, tu non devi far passare a. Cioè, finché lo vediamo noi tre, ci mettiamo a ridere, diciamo che cazzo stai facendo. Se uno invece, logicamente, vede una ragazzina, un ragazzino che magari ha avuto già dei DCA, quindi ha già avuto dei problemi del comportamento alimentare. Disturbi del comportamento alimentare e gli fai capire che se mangia cannoncini, merda, brioche, pizze, ma fa tanti passi, fa tanto allenamento, così è la strada giusta e può farlo per ottenere risultati. Cioè, lì veramente stai passando il messaggio più sbagliato che puoi passare. Cioè, perché stai comunque promuovendo, logicamente, l'utilizzo di tutto quello che ci sta sotto per permetterti di far quello, una malattia anche nel mi muovo il più possibile perché almeno posso mangiare merda, e stai promuovendo appunto anche il mangiare merda. Cioè, Sì. secondo me la flexible sta mettendo insieme delle cose e ci sono purtroppo persone che campano su questo e ci guadagnano su questo, ma se tu ascolti comunque le testimonianze di chi ci è finito sotto, non sono tutti contenti, anzi. No. Chi ha avuto dei DCA li ha peggiorati. Comunque, anche perché dipende sempre, magari uno è portato, comunque,
riesce a mantenere comunque una buona condizione fisica pur mangiando merda la mattina e la sera, e c'è chi invece magari mangiando merda la mattina e la sera la condizione fisica non la mantiene. Ma oltre a quello, se tu mangi grassi saturi, grassi trans, eccetera, dalla mattina alla sera, tutti i giorni della tua vita, gli esami ematochimici come sono? Che tu sia natural o enhanced, perché per carità anche un natural che si mangia, cioè ce n'è pieno di persone comunque in giro per il mondo che non ha mai toccato un pezzo, e cosa fa? Mangia merda la mattina e la sera, c'è il profilo, dico che fa schifo, comunque gli esami fanno cagare. Quindi cioè, tu stai promuovendo un qualcosa che è vero, magari tu ingerisci 1500 calorie, ma cosa sono quelle 1500 calorie? Il tuo corpo le capisce come 1500 calorie, quindi magari da un punto di vista di peso magari cala, perché tu ne spendi 3000, ok. Ma cosa gli stai dando? Vitamine? Gliene stai dando sali minerali? Gliene stai dando che lavoro, che prodotti gli stai dando? Tutti lavorati, tutti comunque industriali. Cioè, secondo me è un messaggio bruttissimo. Piuttosto, allora ti dico anch'io, il bodybuilder che comunque, anche se fa utilizzo, mangia quei 2 o 3 pasti liberi, non è una cosa giusta, perché non la condivido, perché lì stai ulteriormente rompendo i coglioni a quello che è il tuo sistema e alla salute di sicuro non ne troverà. Però almeno stai seguendo un piano alimentare durante l'arco della settimana, comunque preciso, calcolato, su cibo pulito. Sì. Non mangiare merda dalla mattina alla sera. No, totalmente d'accordo. Anche perché poi sai che una delle cose che passa sempre in secondo piano, purtroppo, nella scelta e nella provenienza delle fonti, è un dettaglio che sono i fitocomposti. Cioè, perché le fonti, frutta e verdura, cereali, eccetera, quando sono organiche, logicamente loro hanno tutti questi fitocomposti che gli servono per fronteggiare tutti i parassiti, tutti gli attacchi della natura, l'environment, il sistema, eccetera. Quindi quando le mangiamo sono pieni di questi fitocomposti. Mentre invece, logicamente, se sono prodotti con pesticidi, ambienti controllati, fonti, eccetera, tutto un processo industriale di merda, questi fitocomposti non ci sono, che sono poi quelli principalmente responsabili di un miglioramento delle difese immunitarie, abbassi tutti i marker di infiammazione, che ricordiamo. E noi parliamo tanto di colesterolo, ma una cosa che impatta molto di più sul rischio cardiovascolare è l'infiammazione. Impatta più del colesterolo, eh? Più del colesterolo. Il colesterolo è più facile da misurare, però c'è un impatto maggiore dell'infiammazione. Quindi, capisci Infatti, da che è. controllare anche la VES, la proteina C-reattiva, Sì, piuttosto sì, che anche sì. l'omocisteina, cioè sono tanti valori da tenere controllati per Quello assolutamente. punto Poi di è per la logico. salute cardiovascolare. È sempre. Il discorso è che è sempre. Il compromesso sta nel mezzo. Okay, per le persone in generale, per un pubblico generale. Cioè, uno non è che deve diventare ortoressico, perché quella è un'esagerazione anche quella. Cioè, ci deve essere in base ai tuoi obiettivi, ti destreggi e tutto il resto. Però il discorso è il messaggio che viene fatto passare, che è sbagliato. È quello che a me preoccupa, capito? Cioè, il messaggio che puoi mangiare quello che ti pare seguendo tot linee, ok? E ti danno questa presunta libertà e flessibilità, perché si adatta meglio a te. Ok, però si adatta meglio a me che cosa? Essere fissato coi passi e far rientrare tutto in alcuni schemi? Per cosa? Per poter mangiare magnum eureo? Cioè, non ne Sì, vedo il ma poi, senso, capito? Cioè, nel ma senso, sti cazzi dei se magnum tu vai a eureo, mangiare, sinceramente. un bombone alla crema, che cazzo che è, un bignè, piuttosto che una brioche, come cazzo fai a calcolare i macro? Ah, no, Dimmi come sono cazzo fai a convinti. calcolare i macro. Guarda, io è Ma è perché impossibile. sto facendo la cosa, sto preparando il video su questo. Mi hanno mandato gli screen di persone che ti ripeto, non conosco. Però sono convinti. Cioè, io ho uno screen di una persona che ha calcolato tutto quello di macros che ha mangiato dal cinese. Certo. Ma Sì. Porco l'ha calcolati Giuda. scrivendo: allora guardo il cibo, lo peso ad occhio, che anche là. Zio, l'occhio non pesa, l'occhio è fatto per vedere, il peso è un'altra cosa. Se l'occhio pesasse, quando vedo il martello di Thor nel film, ti direi che pesa all'infinito, mentre è un affaretto che hanno utilizzato per un cazzo di film. Quindi con l'occhio non pesi, non mi fare incazzare queste cose. L'occhio guarda il volume del cibo, ok? Quindi già questo. Bravo. Però a parte questo, dice, poi vai a cercare su internet tutte le cose, i macros, approssimi per 5, perché non vogliamo essere maniacali. Quindi Certo. approssimato tutto per 5 e quindi so esattamente quanto ho mangiato e mi posso godere un pasto libero senza paranoie. Cioè, io una persona che Porco entra Giuda. in un ristorante e si mette a arrivargli la roba e dice aspetta un attimo, allora questo più o meno quanto peserà? Ok, aspetta, fammi vedere i macros, ok, me li segno, ok, mangio. E arriva l'altro piatto, fa e tutto. A me non mi sembra uno che non si fa paranoie. Cioè, se vai sul dizionario Treccani e leggi che cosa vuol dire paranoia, a me non No. mi sembra uno che non si fa paranoie.
Ma Sì. poi è Ma lui impossibile, cioè come? tu vai a chiedergli al cinese quanto olio ha messo, tu vai a Bravo, chiedere al bravo. cinese, ma come cazzo fai, però Ma anche io le lo so di brioche, ma gente dobbiamo che va fare... in cucina e chiede, guarda, io devo No. calcolare tutto perché così No, ne muori, lo muori fanno. male, Guarda, muori il male. discorso di Ma nuovo è cosa? che, allora, è più onesto, come dici te, Marco, cioè nel senso tu nel tuo dici io sono un professionista, io sono un nazi. Cioè non è che dici, perché io ho un approccio super flessibile, io faccio così perché tutti No. dovrebbero... Io sono nato, io sono così, punto, fine. Quindi è come io, intuitive eating, io faccio così, per questo e questo, ma non dovete farlo tutti perché ha queste limitazioni. Cioè Ma questa si infatti... fa informazione, quest'altra invece è disinformazione e crea DCA, perché tanto Bravo. saranno arrivati anche a voi persone o vi avranno scritto su Instagram che hanno provato questi approcci o hanno seguito queste indicazioni di queste altre persone. E a me almeno tutti quanti mi hanno detto DCA proprio a non finire. Cioè, Sì. la maggior parte delle persone facevo passi tutto il giorno, arrivavo a 50.000 passi al giorno perché a un certo punto partiva il tarlo e quindi più passi, più passi, più passi, più passi meglio è. Oppure stavo tutto il giorno attaccato a MyFitnessPal, oppure digiunavo tutto il giorno per mangiarmi un cazzo d'Oreo, mi è arrivata pure questa, cioè... No, ma poi sai cosa, Ludo? Poi, oh, per l'amor di Dio, raga, nei ristoranti, nei fast food, ci sta, tra virgolette, andarci. Io personalmente, guarda, quando vado all'Old Wild, che accompagno, vado con un mio amico, ma non voglio mangiare sporco e devo tenere la dieta, so che se vado all'Old Wild, ho chiesto, ma c'è scritto proprio, ma anche al Roadhouse, c'è scritto il pollo, la bistecca, quanto pesa? Sono tali standard. E là, non è che sono fobico, semplicemente dico, ok, guarda, c'è un 2 etti di pollo, prendi una tagliata McKenzie Old Wild che è solo pollo al vapore e sono 2 etti. Ma non è che sono fobico. Se questo qua è veramente andato in cucina a chiedere il tutto, vabbè, ragazzi, anzi, anche lì il sushi, ragazzi, viene fatto nello zucchero. Cioè, non è che il riso tu devi vedere, come ha detto Marco, a Roadhouse, esempio stupido, il pollo viene fatto su una piastra unta. Lo cucinano, e infatti se tu vedi il pollo del Roadhouse è più buono, perché? Perché è cosparso da questa patina di unto. Infatti gliel'ho chiesto, e usiamo questo olio particolare, ho detto, ma in aggiunta? No, no, spruzziamo proprio questo olio particolare sulla piastra di cottura, e infatti fanno paura, è proprio unto, è burroso, grazie al Sì, è cavolo, se diverso tu... ovviamente, però lo sai che... Però capito, se uno Però non considera il puoi Roadhouse, calcolarlo, poi... capisci? Sì, ma la cottura fa tanto, perché loro per esempio mi dicevano spruzzano questo olio a base anche di burro e Certo. capisci che, ragazzi, l'unto del burro più, cioè, la cottura, ragazzi, è ovvio che è buono, ma non è che quel pollo ha le stesse valori nutrizionali di un pollo su MyFitnessPal, non c'entra niente, perché la cottura fa la differenza su come viene cotto, quindi questi che vanno veramente in cucina a chiedere sono Io dei ricchi, ragazzi. veramente non riuscirei mai, cioè, io perché, ripeto, Ma insomma, ne cade da un'altra vivi parte. male, cazzo, Cioè, vivi esatto, io male. dico, ho il mio piano alimentare, ok, e dico, ho queste grammature, ma forse perché sono abituato così da anni ormai, io vivo bene così, io so che comunque ho le mie grammature da seguire, come ho detto adesso, se ho più fame mangio 2 gallette in più, che cazzo me ne frega, non mi cambia niente, logicamente in off season, però comunque il mio piano alimentare, seguo quello, punto e basta, ma se io devo star lì tutto il giorno con una calcolatrice, con No, un'applicazione e mettere appunto. dentro ipotetici valori nutrizionali, ma cioè se io vado dal tuo pasticcere, dal tuo panettiere e prendo una brioche per dire. Ok, o lo prendo al mio che magari usa più burro, il tuo usa più questo. Come cazzo fai a calcolare? Non puoi entrare a chiedergli la ricetta al tuo panettiere o se sei in giro per il mondo a chiedere a quel ragà, è impossibile. Cioè, è una stima troppo approssimativa e ti fidi di questa. E oltre a quello, oltre a fidarti di una cosa che non è di sicuro affidabile, il problema è che ti rovini la vita stando lì tutto il giorno a È quello calcolare. che io non capisco, è quello, Come cioè, cazzo fai? è Ma è questa bello, cosa, Marco, cioè, che. se devi mangiare fuori, visto che di base sai che è incalcolabile, ma perché cazzo non ti... In quel momento, quella volta, Sì, quelle 2 volte in cui vai, sto coso te lo fallo, metti in basta. tasca, per non dire da altre E via. parti, e È bello, basta. Ludo, che la flexible in teoria nasce per rendere più facile, ma in realtà ti rende schiavo del cibo, ti rende Sì, fobico. sì, Che sì. poi non ci pigliamo per il culo. Molti preparatori che usano proprio di marketing la flexible nelle preparazioni, io ho visto i loro atleti nel posing e loro stessi mi hanno confermato che a 2 mesi dalla gara la scelta delle fonti è risicata, riso pollo Anche e perché se c'hai basta. 1200 calorie, ti mangi 3 Twix, hai mangiato, per dire, hai mangiato la Sì, metà delle però calorie che lì devi mangiare. capisci che Col cazzo anche che ti mangi 3 loro, Twix. sì, diciamo che la flexible
in pre-contest diventa a tre fonti e basta. Sì, ti puoi scegliere tu il timing, così, sì, ma sono tre fonti. Quindi anche lì capisci che è una trovata di marketing per accalappiare gente, ma poi quando si va in pre-contest, col cazzo, e quelle sono le fonti, le stesse che mangiamo noi. Quindi anche lì mi viene da dire, viene un po' da ridere. Ecco, mettiamola così. Sì, uno può viversi magari meglio l'off-season, però dico, piuttosto, devi viverti meglio l'off-season, più tranquillo. Fai l'intuitive, piuttosto. Quindi, se Sì, io non voglio starmi a sì, rompermi i sì. coglioni, pesare le cose, vado intuito. Ho voglia di Bravo. mangiarmi quella stronzata ogni tanto, la mangio. Non devi stare lì a far includere il Twix che ti sei mangiato, il biscotto. Ma lì vivi veramente male. Cioè, e poi, oltre a quello, c'è veramente, c'è gente che vive solo e esclusivamente a mangiare merda. E quando mangia merda, se tu li guardi negli occhi, non stanno bene. Perché comunque li vedi che sono assatanati. Cioè, vuol dire che lì di base c'è un problema. Il problema è che se lo fai tu, ok? Tu Ludo fai l'intuitive, ti trovi bene, cazzi tuoi. Perché comunque lo stai facendo tu. Non è che stai mettendo a fare le bandiere a dire dovete fare questo perché ti trovi bene tu, lo stai facendo tu. Io che sono molto nazi, io non vado in giro a, non so, a predicare il mio verbo, dire ah, dovete far così perché altrimenti. Che cazzo me ne frega a me cosa fate voi? Se io faccio così è perché comunque io mi trovo bene così, ho avuto i miei risultati così. Qui invece proprio sembra quasi che se fai questo, ah, se fai così vivi benissimo. Quello che è Non sbagliato, puoi capito? promuovere comunque un qualcosa che è tutto tranne che salutistico. Per carità, dopo uno dice, vabbè, tu fai le gare, sei enhanced, quindi può essere la stessa cosa. Per carità, però io non è che è la stessa cosa anche quella. Se io comunque sono enhanced e per fare determinate gare devo comunque utilizzare dei pezzi, altrimenti a certo livello purtroppo è brutto da dire, ma è così, non ci arrivi. Ma io non sto qua a fare pubblicità, a dire bombatevi, fate quel cazzo, cioè, c'è una bella differenza, capisci? Sì. Non sto qua a promuovere che io faccio questo, questo e quest'altro, cosa che invece purtroppo vedo da alcuni personaggi, sta lì a promuovere questa cosa cercando di accalappiare persone per fare soldi. Ognuno fa quel cazzo che vuole nella vita, per carità, però secondo me non è un modo proprio. Ragazzi, siamo andati belli Vabbè. lunghi e credo che è uscito proprio un bel Però podcast. siamo rimasti in Siamo tema. rimasti in tema, quindi Ce l'abbiamo fatta, non so come, ma. fatta. E allora vi direi di aggiornarci al prossimo, magari ci scegliamo un bel tema anche per il prossimo, ormai siamo stati bravi, abbiamo imparato a rimanere, quindi ce lo Siamo sfruttiamo. riusciti una volta, dai. Esatto. E dai, niente, tanto devo ancora pubblicare l'altro, a breve li pubblico tutti quanti. Dai. Ragazzi, Perfetto, ragazzi, ci grazie sentiamo. ancora. Ci vediamo alla prossima. Capelli.